Sì, è acceso. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma c'è stato da coordinarsi un attimo. Allora, oggi inizia l'ultimo seminario di questo ciclo che abbiamo voluto organizzare per far conoscere il modello abitativo cooperativo del co-housing, molto sviluppato nel nord Europa e che ad esempio la città di Barcellona ha adottato come una delle forme con cui attuare una politica abitativa di contrasto da un lato alla speculazione immobiliare e dall'altra alla povertà abitativa. Lo ha fatto, e la volta scorsa abbiamo avuto la testimonianza di Sostre Civic, che è appunto una cooperativa che nasceva da una esperienza associativa. Lo ha fatto la municipalità di Barcellona finanziando progetti di edilizia cooperativa assieme a diverse organizzazioni del terzo settore e a banche etiche, che hanno reso possibile progetti di edilizia cooperativa per vivere in edifici anche del centro storico senza diventare proprietari, ma conduttori per periodi o brevi o lunghi a seconda dell'esigenza del conduttore, a prezzi inferiori a quelli di mercato. Anche in Italia abbiamo alcune esperienze virtuose, soprattutto in Piemonte, in Lombardia, a Bologna, e oggi avremo l'occasione di conoscere il modello di co-housing del Trentino. Nelle esperienze che ci sono state raccontate abbiamo scoperto che il co-housing può essere una soluzione integrata per una serie di problemi. Si crea se, e questa è una condizione fondamentale, se si crea una sinergia tra amministrazione pubblica e associazionismo e cooperative sociali. Le nostre città, ma in particolare la capitale d'Italia, vivono una serie di criticità che il mercato non ha risolto, anzi ha accentuato. A Roma ne è una conferma lo svuotamento del centro storico, dove la finanziarizzazione e l'ingresso di grandi fondi immobiliari ha fatto lievitare i prezzi degli immobili, spingendo le famiglie, i giovani e le persone a basso reddito o incapienti verso la periferia, una periferia priva di servizi e poco o male collegata. Negli ultimi 30 anni la scelta delle aree a Roma dove realizzare nuovi quartieri non è più avvenuta sotto la regia pubblica, come dovrebbe avvenire, ma è stata lasciata alla contrattazione tra proprietà fondiaria e operatori edilizi. L'incapacità del governo pubblico della città e la grave carenza di alloggi popolari ha spinto il fenomeno delle occupazioni abitative a Roma, dove migliaia di famiglie, per non dormire sotto i ponti, si direbbe, hanno dato luogo a oltre 100, almeno un anno fa, erano circa 100 le occupazioni di edifici, vivendo la precarietà di situazioni dove manca il riscaldamento, c'è un numero limitato di servizi igienici e ogni giorno è segnato dal continuo rischio di sgombero. Una di queste situazioni è lo spin time, di cui abbiamo avuto testimonianza nel primo webinar di questo ciclo. E quell'esperienza, pur essendo diventato un esempio per certi versi virtuoso di convivenza solidale di circa 450 persone di nazionalità diverse che hanno appreso mestieri, si sono integrate, hanno ravvivato con iniziative artistiche, laboratori didattici, tutto il quartiere nel quale quell'esperienza è insediata. Ma anche quella vive da molti anni una situazione borderline tra legalità e illegalità.
C'è bisogno quindi che il Comune di Roma e la Regione riprendano in mano l'urbanistica romana e oggi, grazie alla consigliera Marta Leonori, che ringrazio di essere presente, e l'assessore Capitolino Catarci, che dovrebbe collegarsi, spero avremo l'occasione di conoscere se c'è la volontà di affrontare questi problemi della città e quale sia la strategia ESG, quindi le scelte rispetto all'ambiente e al sociale e al governo di questa città. Gli amministratori locali sono architetti delle scelte, come si dice nel libro Nudge. Hanno la responsabilità di organizzare il contesto nel quale gli individui prendono le decisioni e questo è fondamentale affinché le decisioni prendano il verso giusto per tanti problemi, sia quello appunto della Roma abbandonata, sia della transizione ecologica, sia della povertà abitativa. Purtroppo abbiamo esempi romani di partenariato pubblico-privato non proprio di successo, ad esempio la riqualificazione degli impianti sportivi avvenuta negli anni 90 con la giunta Rutelli ha lasciato insomma un gravame sulle finanze pubbliche che però hanno finanziato anche abusi. Le convenzioni di affidamento sono state poco attente al bene comune. I soldi sono andati ai privati che compivano abusi e le garanzie erano a carico della popolazione romana. Roma purtroppo ha il triste primato dell'abusivismo. Eppure, dall'esempio di Salus Space di Bologna, che è stata un'altra delle testimonianze di questo ciclo, ci è stato raccontato nell'ultimo webinar che abbiamo fatto a metà maggio che se c'è un lavoro attento di monitoraggio dell'amministrazione costante e di sinergia con l'associazionismo sociale e le cooperative sociali che animano sia la convivenza tra i co-houser sia i lavori di co-working con cui in parte anche i co-housing si autofinanziano, allora si possono creare degli hub per le città che diventano uno snodo di rigenerazione lavorativa e rigenerazione sociale. Però bisogna mettere al centro l'interesse collettivo, non il profitto di pochi. E questo lo si può fare con il modello del co-housing. Si possono riqualificare immobili abbandonati, e Roma ne ha una quantità enorme. Poi sapremo se c'è, perché mi pare ci sia, l'obiettivo da parte dell'assessore al patrimonio di fare una mappatura di questi immobili. C'è la possibilità di rigenerare orti urbani da terreni incolti, c'è la possibilità di efficientare energeticamente immobili pubblici, e in questo periodo anche col PNRR ci sono molti finanziamenti per questi obiettivi. I co-housing possono diventare anche il centro di apprendimento per politiche di rifiuti zero e per tanti lavori green, insomma. E poi diventano un cuore che anima il quartiere se gli spazi sociali del co-housing vengono aperti al territorio, con attività culturali, ricreative, sportive. E si può quindi anche rigenerare quel welfare di comunità di cui si è impoverito il nostro territorio, riattivando la socialità, il mutuo aiuto
e anche quella coesione tra abili, disabili, persone di nazionalità diverse, culture diverse, senza creare dei ghetti. Insomma, questo è il nostro modello di co-housing che vorremmo si riuscisse a realizzare. Ecco, quindi passo la parola alla dottoressa Marta Leonori, che è presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nella Regione Lazio, ma è soprattutto la proponente della legge numero 10 del 26 giugno 2019, intitolata Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, che al suo articolo 3, ad esempio, recita: le attività di interesse generale sono valutate e misurate con modalità e criteri predeterminati dai soggetti di cui al comma 1, tenendo conto in particolare degli obiettivi perseguiti, dei risultati ottenuti e delle risorse disponibili e utilizzate, nonché del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto. Quindi ti passo la parola. Grazie Marta. Grazie a voi per questo incontro, che si inserisce in un positivo circuito di dibattito che si sta riprendendo a Roma. Devo dire che ci sono tanti appuntamenti che affrontano, voi oggi lo fate con il co-housing mettendo un tassello in più, il tema della condivisione degli spazi, dello spazio pubblico, dei beni comuni, dello stare insieme e di ragionare proprio su quel valore che non è economico, o almeno non immediatamente economico, ma che aiuta a migliorare la vita e la convivenza tra persone, soprattutto in una città come questa, che sappiamo benissimo molto complicata, che si blocca quando c'è il pullman della Roma o che si blocca quando ci sono due gocce d'acqua, ma che poi ha moltissime potenzialità proprio perché è una città con diverse realtà che convivono con diverse modalità. Noi in Regione abbiamo sicuramente fatto quella legge, che è servita anche a innescare un dibattito e a risollevare il dibattito, in particolare dentro Roma, in un momento di estremo stallo sui beni comuni, ma anche in un momento in cui non si voleva riconoscere la possibilità per i cittadini di poter fare, non di poter mettere loro stessi al centro di progetti di condivisione anche in alleanza con le amministrazioni. Quindi la Regione è diventata protagonista, abbiamo dato un protagonismo ai municipi che in alcuni casi l'hanno colto, penso il terzo municipio, il primo della vecchia consigliatura. Oggi gli assessori al patrimonio e alla partecipazione continuano a portare avanti quello stesso spirito e stanno producendo degli incontri. Lunedì abbiamo gli stati generali del patrimonio di Roma per capire come creare quegli strumenti che poi possono essere utili proprio per attuare ciò che tu dicevi. Da che cosa abbiamo fatto noi in Regione? Oltre alla legge sui beni comuni, di cui finalmente abbiamo pubblicato il bando perché municipi e comuni possano portare avanti dei progetti proprio con lo spirito dell'articolo che tu dicevi, abbiamo creato degli altri strumenti proprio per favorire il co-housing e quella possibilità di condivisione anche degli spazi abitativi, che può essere un valore aggiunto per diversi soggetti. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio della consigliatura, nel 2018 approvammo un articolo che dava la possibilità all'ATER, sappiamo che l'ATER ha moltissimi edifici, per esempio oggi siamo a Garbatella, 102 anni fa sicuramente le abitazioni non venivano costruite secondo le modalità che invece vengono adottate oggi, anziché questo quartiere ha case grandi, piccole, anche molto belle. Negli anni diciamo che ci sono stati tanti appartamenti grandi
che poi sappiamo benissimo, leggendo tutti i libri che ha scritto Enrico Puccini, per esempio, che c'è un problema di sovradimensionamento di alcuni appartamenti rispetto alle famiglie che devono essere inserite lì. Quindi abbiamo creato un articolo dedicato proprio all'ATER che diceva che le persone si possono spostare, ma possono anche essere incentivati i progetti di co-housing. Quindi in un appartamento grande non necessariamente ci va soltanto l'affidatario, ma può essere appunto oggetto di un co-housing. Abbiamo approvato il piano regionale del sociale, che promuove proprio il co-housing. Questi sono strumenti che permettono poi di agganciare progetti e risorse. Abbiamo lo scorso anno approvato una legge sull'invecchiamento attivo che promuove il co-housing proprio per le persone anziane che ogni tanto hanno più bisogno di avere questa dimensione collettiva. E poi ci sono delle eccellenze, l'ASL Roma 4, Civitavecchia, Bracciano, è stata da poco premiata proprio per dei progetti di co-housing e di inserimento anche lavorativo, quindi uno stabile, non complesso come Spin Time, ma un po' più piccolino, che però prevedeva sia la parte abitativa che anche dei progetti di inserimento lavorativo ed economico. Naturalmente noi sappiamo che realtà come Spin Time ci dicono: guardate che il modello non è soltanto il palazzo, ne parlavamo proprio ieri, il palazzo, la stecca commerciale sotto e poi in un altro pezzo del quartiere troverai, se siamo fortunati, un cinema o una biblioteca o un altro spazio culturale. Ma Spin Time ci dice: provate a mischiare tutto. Proviamo a mettere una coabitazione, adesso un co-housing, di destinazioni differenti. In questo ci stanno un po' di cose che si stanno iniziando a sviluppare. Intanto noi abbiamo lavorato con la Regione per esempio, incentivare gli spazi di co-working, oltre le aule studio di cui abbiamo molto bisogno, perché poi è una città con centinaia di migliaia di studenti, non abbiamo altre realtà in Italia così diffuse, però poi quando ti trovi a studiare o hai le aule dentro l'università, oppure se per caso abiti lontano dall'università ti devi arrangiare in qualche modo. E quindi abbiamo finanziato progetti di co-working e aule studio dentro i cinema e i teatri, così incentivi anche la possibilità di andare, cioè, sono quelle sinergie positive, ma così come nelle biblioteche, anche la spingere sempre di più a tenere aperti questi spazi. Poi chiudo, e ci stanno, ma questo poi ce ne potrà parlare Catarci, e si può sentire anche Veloccia, ci sono tanti progetti in questa città che sfruttano le opportunità del PNRR per rimettere in circolo dei progetti e rinnovarli, perché abbiamo le grandi centralità che sono Corviale, Torbella Monaca, poi Santa Maria della Pietà, abbiamo qui vicino l'ex caserma di Via Ostiense, che è al centro proprio della progettazione di come trasformare quell'occupazione, che è un'altra occupazione di quelle animate, in residenze pubbliche. Questo è un po' di movimento che finalmente c'è nella nostra città, da cui penso che possiamo trarre spunti positivi. Grazie. Grazie Marta. Noi fantasticavamo anche sul fatto che realtà come ad esempio Santa Maria della Pietà il Forlanini, oltre a diventare questo hub di ricerca, ad esempio potrebbe, è talmente esteso, potrebbe avere una parte dedicata al co-housing,
e anche a servizi sociosanitari, non tradendo del tutto quella che era la sua vocazione originaria, no? Il Lazio, Roma ha un'industria farmaceutica molto fiorente, ci potrebbe essere la sinergia tra appunto ostelli universitari per studenti e ricercatori a basso reddito con una parte dedicata alla ricerca. Cioè bisogna, quando ci sono tanti problemi intersezionali, bisogna trovare delle soluzioni che integrino i problemi e le soluzioni. Su questo sono d'accordo, penso sul Forlanini, che bisogna trovare l'attività centrale e poi, proprio perché è grande, si può creare qualche altra satellitare. Il problema è proprio un edificio che fa impressione per quanto è grande e che richiede molti investimenti e un progetto solido, perché altrimenti rischia di esaurirsi in poco tempo e rimanere, diciamo, e poi rendere difficile la costruzione di un secondo progetto. Però ci possono essere questi progetti, appunto, non dico residuali, ma proprio satellitari che si possono aggiungere. Si era iniziato, mi sembra che di volta in volta alcuni progetti poi non si sono potuti concretizzare, anche se erano molto interessanti, e in questo bisogna capire quale potrà andare avanti. Però appunto sono dei luoghi che hanno avuto un ruolo centrale nella nostra città, una destinazione che non può essere più quella con quella modalità, e vanno ripensati forse anche a un certo punto con tutte le idee che sono venute fuori nei diversi anni, prendendosi il tempo per trovare una soluzione che noi sappiamo che in alcuni casi, soprattutto il Forlanini, meno il Santa Maria della Pietà, non riguarda soltanto le forze della città, perché per riempire quello spazio ci può essere anche un progetto molto alto che noi possiamo poi intercettare o sollecitare ad accogliere. Assolutamente, certo, certo. Guidando i capitali nella giusta direzione, non... No, certo, certo. A questo punto dovrebbe esserci l'intervento dell'assessore Catarci, che non so se si è collegato o meno. A questo punto, se lui non si è collegato, io passerei la parola alla senatrice Nunes. Sì, se volete posso Scusa Paola, chiedo solo qua in sala se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Marta Leonori. Ci sono domande dal pubblico? Salve, buongiorno. Mi interessa capire un pochino, intanto grazie per questo quadro molto esaustivo di quello che la Regione ha già fatto, e mi sembra veramente che insomma ci siano delle buone basi per sviluppare dei progetti molto significativi per questa città, quindi intanto ringrazio per questo. Volevo capire, posto che ci sono diversi uffici che si stanno occupando proprio di promuovere una cultura dei beni condivisi, mi interessava approfondire un pochino l'aspetto della coprogettazione, cioè capire in che modo le istituzioni pubbliche hanno interesse o si stanno muovendo nel dialogo con appunto le realtà del territorio, che già in qualche modo abbiamo citato Spin Time, ovviamente abbiamo poi citato Porto Fluviale. Volevo capire nel prosieguo in che modo ci si vorrà relazionare da parte delle istituzioni con le realtà locali che già hanno avviato, diciamo, dei progetti magari informali, però ecco, se possiamo approfondire un pochino questo aspetto. Grazie. Vado a...
Intanto la cosa positiva è che si è acquisito il fatto che si può coprogettare e coprogrammare. Sulla parte dei beni comuni noi abbiamo organizzato un corso di formazione per funzionari e dirigenti della Regione, perché il fatto che ci sia una previsione di legge non vuol dire che tutte le opportunità vengano acquisite e sfruttate da chi poi deve portare avanti gli atti formali. A volte anche perché sappiamo benissimo che le pubbliche amministrazioni non investono molto nella formazione proprio di chi poi deve portare avanti i progetti. Quindi sui beni comuni abbiamo fatto un corso insieme alla Sapienza che è stato proprio dedicato a far conoscere le nuove opportunità. Per quanto riguarda coprogettazione e coprogrammazione, io penso che lì dovremo fare un salto di livello che riguardi l'amministrazione, ma anche uno stimolo esterno che ci spinga a utilizzare questo strumento. E non parlo soltanto di queste realtà informali di cui abbiamo parlato, che sono sicuramente molto ampie, perché si tratta di grandi progetti, però è vero che si parla di singoli progetti, mentre noi dobbiamo far entrare nella quotidianità questa opportunità, tra l'altro in diversi settori. Su questo io continuo a essere convinta che un po' di formazione, anche perché sono materie che pian piano evolvono, sentenze della Corte Costituzionale, nuovi appunto strumenti nazionali, regionali che vengono messi a disposizione, anche avere dei momenti in cui i funzionari, i dirigenti, diciamo, si possono confrontare anche con dei docenti universitari che gli danno un po' i contorni delle opportunità che ci sono, questo è molto utile, e poi dobbiamo iniziare appunto a tradurlo quasi nella quotidianità di ciò che noi facciamo, altrimenti veniamo schiacciati sulle cose più semplici, perché sicuramente coprogettare e coprogrammare è tanto più faticoso che non un semplice atto che dica: guardate, abbiamo questa opportunità, arrivi la proposta migliore, non necessariamente la più conveniente, ma arrivi la proposta migliore. Quindi dobbiamo prenderci tempo, acquisire disponibilità e poi avere anche delle sollecitazioni positive che ci possono permettere nei diversi settori di portare avanti questa modalità nuova. Rispondo. Che poi tanto nuova non è, però insomma oramai diciamo acquisita nella quotidianità. Bene, grazie Marta. A questo punto temo che l'assessore Catarci non ci possa raggiungere. Chiedo conferma a Marco Giustini. Direi. Sono ribadito l'assessore che sarebbe intervenuto intorno alle 10, massimo 10:50, però ora. Ci siamo e quindi saltiamo. Ci dispiace. No, certo mai, vediamo un attimo se può intervenire dopo. Volevo un attimo fare una piccola precisazione terminologica, molto veloce, no? Perché secondo me il tema del co-housing, purtroppo, diciamo un po' la parola co-housing è un po' per certi versi mostrata in modo errato, perché il co-housing prima di tutto è sempre volontario, quindi voglio dire, ci deve essere una preparazione per la coabitazione, cioè non è possibile per esempio usarla, diciamo, per riempire spazi con persone, no? Cioè questo è il problema. E poi c'è anche l'aspetto che il co-housing è sicuramente uno strumento, diciamo, sociale, ma esiste anche il co-housing intenzionale, cioè quello costituito da persone che volontariamente vogliono coabitare, no? Quindi secondo me va anche pensata un'integrazione tra il co-housing sociale e il co-housing intenzionale. Certo, Marco, l'abbiamo detto fin dall'inizio.
Senti, siccome siamo già un po' in ritardo sulla tabella di marcia, io passerei la parola alla senatrice Paola Nugnes, che abbiamo che fa parte del gruppo misto e che abbiamo invitato perché lei è prima firmataria non solo di una legge sui beni comuni e tra l'altro ci piacerebbe sapere se dal suo punto di vista pensa che questa sia la legislatura, la volta buona in cui una legge sui beni comuni vedrà la luce, ma poi è anche prima firmataria di una legge sulla rigenerazione urbana, in un momento in cui sulla rigenerazione urbana ci sono molta attenzione, il bando per il PINQUA, il piano integrato per la qualità dell'abitare, lanciato prima del PNRR, ha già ricevuto, promosso progetti selezionati e ci sono stati 159 appunto progetti che hanno avuto già 2 miliardi e 8 di finanziamenti. Quindi sì. Allora Paola, se ci racconti lo stato di attuazione e le prospettive di questa riqualificazione urbana che riceverà tanti finanziamenti, speriamo nella giusta direzione. A buon fine. A buon fine. Sì, io innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità e per far parte di questo dibattito così interessante. Io prima di essere senatore e anche dopo che avrò finito di essere senatore sono innanzitutto un architetto e quindi un appassionato di quello che è il dibattito urbano. E devo dire che queste parole che vengono usate al di là, diciamo, poi delle specifiche terminologie del co-housing, del co-working, ossia della condivisione, risvegliano proprio quelle che sono le grandi motivazioni che mi hanno portato nella facoltà di architettura. Quando, prima degli anni 90 soprattutto, c'era un grande dibattito, come diceva Renzo Piano, della cosiddetta ansia della socialità, su quel fatto di dover approcciare l'architettura e l'urbanistica sempre e comunque come un'arte della socialità e la creazione di spazi della comunità. Questo dobbiamo ammetterlo, si è andato perso e soprattutto negli ultimi decenni noi abbiamo visto una riduzione di quella che è l'architettura e l'urbanistica ad un discorso meramente edilizio. Anche per quanto riguarda per esempio l'efficientamento energetico, quanti bonus edilizi sono stati dati senza un piano che tenda alla riqualificazione di specifiche aree, di specifici quartieri, ma sono stati dati a pioggia. Perché? Perché si è perso il concetto di pianificazione. L'urbanistica, che è l'arte appunto del sociale, ha ceduto la mano a quello che è appunto il contratto con il privato, che non è assolutamente uno strumento da demonizzare, lo dicevamo prima fuori onda, ma uno strumento da con cui collaborare in un giusto rapporto di forze. Veniva detto anche da te all'inizio in introduzione, quando la pubblica amministrazione, quindi la difesa del bene comune, è potente, quindi indirizza nella giusta direzione l'azione del privato, ossia quella della
della risorsa del patrimonio collettivo. Ecco perché il deposito del disegno di legge sui beni comuni, che si va a fiancare ad altri disegni dello stesso tenore che sono in prima commissione, ritengo che sia fondamentale per approcciare anche questioni come la rigenerazione urbana, per esempio, perché in Italia soprattutto manca questo concetto, manca nella sua essenzialità. Come dice Paolo Maddalena, noi purtroppo nella legislazione che abbiamo prodotto negli ultimi decenni abbiamo fatto un errore di impostazione. Non abbiamo dato la giusta interpretazione del bene comune, il patrimonio collettivo che viene data dalla Costituzione. Quindi non c'è una lettura costituzionalmente orientata, mentre ci si rifà a quello che è il codice civile che è precedente la Costituzione. Allora, se noi semplicemente vogliamo riappropriarci della Costituzione, è chiaro che dobbiamo rimettere mano al concetto di bene comune e quindi di gestione collettiva prima degli spazi, perché co-housing è anche quello urbano, cioè gestione comune degli spazi. Il problema che noi credo si possa tentare di risolvere con il co-housing, co-working, oltre ad avere una valenza anche sociale di condivisione, è anche uno strumento che può essere estremamente importante e probabilmente risolutivo per quella che è una questione che pure veniva accennata prima, irrisolta e che crea grandissima conflittualità di quello che è del bisogno della casa popolare. Noi abbiamo un problema che è in crescita esponenziale, che poi è molto collegato chiaramente a una povertà generale che si allarga e si espande, di fame di case a basso costo, di case popolari, a cui comunque non si è riusciti a dare una soluzione. E le cosiddette benefit a pioggia, di cui parlavamo prima, anche quelli del 110%, no, che non ha visto una pianificazione da parte dello Stato, ha creato, anzi ha esasperato quello che era un problema già esistente, perché laddove si sono andate a migliorare le condizioni edilizie degli edifici, sono anche aumentati i canoni o i prezzi per gli acquisti, e quindi il distacco tra le persone a basso reddito e la difficoltà di accedere quindi a delle case che fossero alla portata di tutti si è andato, come dire, ampliando. Questo crea conflitto, crea appunto quello che veniva detto prima, il fenomeno delle occupazioni abusive, degli sgomberi e quindi al conflitto sociale. Il co-housing è, a mio parere, una strada che può aiutare a trovare soluzioni aggiornate, come dire, soluzioni che vadano nella giusta direzione. È da tenere presente che però noi in Italia, rispetto al resto d'Europa, siamo un paese che ha rispetto alla proprietà privata e rispetto alla destinazione edilizia sociale come dire, una strutturazione anomala. Diciamo che noi, per quanto riguarda i paesi che si col più alto tasso di abitazione di proprietà, siamo subito dopo, e questo è importante, la Romania, l'Ungheria, la Bulgaria, la Spagna, la Grecia, mentre le nazioni a miglior reddito e a migliore soprattutto risposta sociale, come la Svezia, la Germania, la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, il Belgio, sono tutti a minor tasso. Quindi la Svezia, no, che è sicuramente il paese
che, dove il concetto della socialità è maggiormente, come dire, proprio della popolazione del paese, è l'ultimo di questi paesi. Così come siamo invece agli ultimi posti per la quota di mercato abitativo destinato all'edilizia sociale. Siamo penultimi soltanto dopo l'Ungheria. Cioè prima dell'Ungheria e della Spagna, là appunto dove poi invece l'Olanda, l'Austria, la Danimarca, la Svezia, il Regno Unito, la Francia, il Belgio, la Germania hanno tutte le quote di mercato abitativo destinato all'edilizia sociale molto più alta. Quindi noi una strada assolutamente la dobbiamo trovare. Il PNRR poteva essere uno strumento che andava in questa direzione, un'occasione che ci avrebbe permesso di muoverci in questa direzione, anche se non abbiamo una voce specifica, no, per quanto riguarda le abitazioni o comunque la socialità, l'affitto calmierato. Noi abbiamo una pioggia di denaro, però poco coordinato su tante voci che riguardano l'edilizia. Una di quelle più consistenti è sempre il 110%, su cui io torno perché ho fatto emendamenti in cui chiedevo al governo che laddove è lui che mette più della somma necessaria, fosse anche lo Stato quello che andasse a pianificare dove e come, cioè quindi negli edifici a maggior disagio energetico, a maggior disagio economico, e quindi porre un tetto che ci avrebbe permesso di guadagnare rispetto diciamo, alla spesa che lo Stato ha messo su questa voce, circa 9 miliardi all'anno, se avessimo messo un tetto di 50 mila euro l'anno, per dirne una. 9 miliardi, anzi 9 miliardi, 5 all'anno sul totale, mentre si sono andati a finanziare diciamo delle strutture private che probabilmente non avevano bisogno di un finanziamento pubblico. Eppure comunque tanto altro è stato messo, sono stati messi circa 14 miliardi togliendo il 110%, ma in voci molto sparpagliate. Come dicevi, i PINQUA, che sono uno strumento preesistente, il PNRR, anche lì abbiamo 2,8 miliardi per questi progetti. Ma benché sia uno strumento pieno di potenzialità, il PINQUA è uno strumento poco utilizzato e soprattutto che non ha neanche lì come dire, una condizionalità tale da poterlo fare diventare un elemento veramente efficace. E questo è, come dire, uno spreco che noi stiamo vivendo in questa situazione, perché chiaramente i soldi del PNRR, che sono tanti, che dovevano servire soprattutto per quanto riguarda la missione 5, alla coesione e quindi ad andare a superare questo gap che non è soltanto territoriale tra nord e sud, aree interne e aree esterne, ma proprio tra parti della popolazione a più basso reddito e parti più ricche, sta diventando anche questo uno spreco, laddove invece poi il debito, perché gran parte di questi soldi saranno a debito, verrà a carico di tutti noi. Soprattutto non si sa qual è la progettazione di tutte queste diciamo azioni un po' cioè poco coordinate, no? Per esempio sono stati messi soldi per alloggi per gli anziani o per alloggi per gli studenti, 1 miliardo di euro, programmi appunto per la rigenerazione urbana 8 miliardi, riuso dei beni confiscati 300 milioni, ma non c'è un coordinamento, non c'è un piano generale.
Ecco perché noi abbiamo provato a visto che queste sono tutte azioni che finiranno, devono avere un termine entro il 2026, quindi sono a termine. Noi abbiamo provato con il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, prima ancora con il disegno di legge sul suolo, sul stop al consumo del suolo, di dare delle indicazioni generali che potessero anche, come dire, orientare le regioni, perché noi sappiamo che chiaramente con la delega alla gestione territoriale alle regioni si è creata molta differenza tra la legislazione di ogni parte d'Italia, perché 20 leggi sono 20 leggi differenti, come dice Paolo Pileri, 100 parole per il suolo, che creano molta difficoltà. Ebbene, sia la legge sul suolo che aspettiamo da oltre 25 anni, sia la legge sulla rigenerazione urbana che voleva essere uno strumento più veloce, che è riuscito a superare anche il passaggio dal Conte 2 all'attuale governo con Draghi, ed è riuscito in Commissione Ambiente a trovare la convergenza di tutte le parti che sono al governo e anche delle parti in opposizione su un testo unificato e su pochi emendamenti condivisi, è stato stoppato dalla ragioneria perché mancano i fondi. Ecco, allora se tanti soldi vengono spesi e vengono spesi a pioggia e non vengono orientati probabilmente nelle giuste direzioni, e poi un disegno di legge a livello parlamentare che vuole essere di coordinamento e vuole dare una direzione a queste azioni, pur virtuose, ma appunto che mancano di un coordinamento e anche di un futuro, perché come dicevamo nel 2026 dovranno essere chiuse, noi ci chiediamo perché poi non si trovano i fondi per una legge nazionale di coordinamento, che è assolutamente urgente. Chiaramente non è la legge che io avrei sottoscritto, non è la mia legge, ma io faccio, come dire, sono rappresentante di una piccola parte. È una legge di compromesso, ma è anche una legge di equilibrio. Molti fatti non li supera, non li risolve. C'è sempre il rischio, anche con questo disegno di legge, di una gentrificazione laddove si riqualificano le aree. Non si è potuto, come dire, risolvere in questo disegno di legge il rischio, ma lo si è dato negli obiettivi. Quindi io spero che questa questione venga sbloccata, che il disegno di legge in questa legislatura venga approvato. Su quello sui beni comuni, che non è stato ancora incardinato, ho meno speranze, però non è altrettanto urgente, e quindi sarei veramente, come dire, felice di poter portare a termine di questo mio, diciamo, incarico al Senato una di queste due leggi, e sarebbe veramente troppo bello poterle portare a casa tutte e due. Grazie. Grazie Paola. Allora, siccome mi dicono che si è collegato l'assessore Catarci, chiedo pazienza al professor Enrico De Tullie e passerei la parola a Marco che introduce l'assessore Catarci. Grazie. L'assessore Catarci, grazie. Eccoci qua. L'assessore Catarci, grazie. Eccoci qua. Un attimo, c'è un problema tecnico, eccoci qua. Grazie all'assessore che finalmente è riuscito a collegarsi, l'assessore è l'assessore alla partecipazione e al decentramento e alla città dei 15 minuti di Roma Capitale. E sta svolgendo un lavoro finalmente sul tema del
del regolamento sulla partecipazione insieme al collega all'assessore al patrimonio. Vorrei ci illustrasse, diciamo, le possibilità all'interno del prossimo regolamento sulla partecipazione dello sviluppo del tema del co-housing. Grazie, assessore. Prego. L'audio? Buongiorno a tutti e a tutti, scusate la modalità particolare di collegamento, è stata una mattinata molto particolare e complicata. Vorrei dare un contributo su due linee di lavoro che stiamo provando a sviluppare, che abbiamo impostato, che abbiamo avviato dentro il lavoro dell'assessorato, ma della giunta e del programma del sindaco. La prima veniva citato adesso, riguarda la questione dei beni comuni, su cui abbiamo ripreso l'esperienza della coalizione dei beni comuni che 2 anni fa aveva presentato una delibera di iniziativa popolare. Abbiamo provato a ricostruire un po' di massa, un po' di rete, un po' di dialogo tra le associazioni che dopo l'esito negativo dell'iniziativa in aula Giulio Cesare avevano mollato così gli ormeggi, e abbiamo rimesso in piedi un'ipotesi di lavoro regolamentare che provi a essere un pezzo della ritessitura che sugli strumenti della partecipazione stiamo conducendo. La questione patrimoniale parallelamente la sta sviluppando dentro un dialogo serrato con tutte le realtà sociali di questa città, l'assessore al patrimonio Tobia Zevi. Stanno dentro un rapporto ovviamente di legame le due cose, ma diciamo che mentre nel lavoro sui beni comuni la gestione patrimoniale è l'elemento d'eccezione, sulla questione invece del superamento della delibera 140 e del dotare la città di strumenti per utilizzare meglio di come si fa oggi il patrimonio cittadino, sia quello già in uso, sia quello che dobbiamo riuscire a mettere in uso in un nuovo ciclo espansivo, lì ovviamente è centrale proprio invece la dimensione della relazione col patrimonio e della sua valorizzazione sociale e culturale, oltre che economica. Questo sta dentro il lavoro complessivo sulla partecipazione, vi dicevo, stiamo provando a rimettere in piedi un legame che non c'è più con i corpi intermedi di questa città. Partiamo anche lì da registri, albi, da cose che se volete sono occasioni di riconoscimento, occasioni formali, occasioni di incontro, quindi non sono un punto d'arrivo, ma sono un punto di partenza, però in questa città non c'è assolutamente traccia di un lavoro, o meglio, sono state cancellate le tracce di un lavoro di collaborazione strutturata, pensata, coprogrammata non solo col terzo settore, ma con l'associazionismo, con i comitati informali, col mondo dei movimenti, con le realtà di base. E dobbiamo ricostruire le premesse perché questo torni ad essere un punto di forza. A questo scopo anche abbiamo riaperto con tanta fatica, perché era stata praticamente smembrata, la Casa della Città e della Partecipazione che sta all'Ostiense, che anche quella è del tutto insufficiente, ma pensiamo che 4-5 luoghi come quelli in città in un paio d'anni vadano riguadagnati e messi a disposizione del confronto e della partecipazione diretta dei cittadini. In particolare poi sui co-working abbiamo avviato un lavoro di rete, provando a contattare, a mettere insieme i 48 coworking cittadini, quelli che formalmente esistono. Ne abbiamo messi intorno a un tavolo per ora 25, speriamo di aumentare, e stiamo ragionando essenzialmente su due aspetti. Uno è appunto forme anche lì di riconoscimento, un albo dei coworking, un albo che aiuti le strutture a mettere in piedi una loro dinamica di rete, di arcipelago, che possa essere più visibile dentro l'ambito cittadino, e anche magari a rapportarsi con altre figure del lavoro frammentato di questa città. E un secondo ambito di lavoro è quello proprio di pensare e poi di attuare forme di sostegno, di facilitazione all'ingresso per quel lavoro precario, freelance, partita IVA che ha
complicazioni ulteriori nella fase del dopo pandemia e delle pandemie che temiamo possano ritornare a essere l'elemento ormai permanente della vita delle nostre società. Su questo terreno, anche qui, sta dentro il lavoro di rete sui coworking, sta dentro un'idea che la rete è un pezzo della città dei 15 minuti che dobbiamo costruire, che ha bisogno di tante nuove microrealizzazioni, ma parallelamente ha bisogno di valorizzare l'esistente. Quindi lavoreremo, abbiamo gettato le basi anche per la rete, per fare rete con i coworking, con le palestre popolari, con gli orti urbani, cioè con quelle realtà informali che in realtà in questi anni hanno costruito esperienze eccezionali nella nostra città, che non hanno avuto né la possibilità di strutturarsi tra di loro, né tantomeno la possibilità di interagire proficuamente con l'amministrazione. E questo vogliamo fare nei prossimi mesi. Su questo abbiamo gettato buone basi di incontro e relazione, e su questo chiediamo a tutta la città pure di aiutarci nello strutturare una logica per cui Roma di ricchezze in realtà ce n'ha già tante e le dobbiamo tutelare, rafforzare, far emergere, mettere a rete e poi realizzare il tanto che manca, soprattutto nei quartieri più lontani dal centro di questa città. Grazie. Assessore Catarci, ne approfitto per sapere quando la bozza sarà disponibile, perché avevo partecipato alla riunione in cui ha annunciato la bozza di regolamento sui beni comuni. Aveva detto che sarebbe arrivata a breve. Come? La bozza è praticamente pronta, agli inizi della prossima settimana la cominciamo a far circolare e apriamo questo mese, ci diamo un mese di serrato confronto per arrivare a un testo che ci convinca a tutti, ma partiamo insomma da una buona base, perché appunto la coalizione aveva lavorato molto, ci stanno associazioni che lavorano in tutta Italia su queste questioni, quindi io sono fiducioso che in un mese riusciamo a licenziare un testo da avviare poi all'iter istituzionale, che come sapete è piuttosto lungo, commissioni, municipi, certo. Giunta, assemblea capitolina, quindi insomma, poi ci sarà da lavorare molto dentro i livelli istituzionali, ma il testo di partenza lo abbiamo praticamente tirato giù in fretta, perché appunto c'era una buona base del passato e dai primi giorni della prossima settimana comincerà a circolare. Benissimo, grazie, grazie ancora anche per avere trovato questo spazio in un momento in cui c'era un altro impegno prioritario. Grazie ancora, arrivederci. Grazie anche a voi, scusatemi se mi devo disconnettere. Buona giornata. Arrivederci. Allora, a questo punto passo la parola al professor Enrico De Tuglie, che è professore ordinario al Politecnico di Bari, ma soprattutto è un esperto di comunità energetiche rinnovabili. A quanto mi risulta coordina i politecnici d'Italia su un filone del PNRR che ha a che vedere con la transizione energetica. Il tema noi riteniamo che sia sinergico con il discorso del co-housing e del co-working, perché laddove c'è già una base di visione mutualistica e sociale dell'abitare, lì è forse più facile che si sviluppino delle comunità energetiche rinnovabili di autoproduzione dell'energia, per passare quindi da una produzione e distribuzione concentrata dell'energia a una distribuzione capillare. Enrico, parlaci delle tue competenze. Grazie di essere con noi, tra l'altro. Grazie a te, Antonella, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo confronto, che ho imparato tante cose dalle dichiarazioni, dalle osservazioni che hanno fatto chi mi ha preceduto. Una precisazione: non coordino i politecnici, stiamo preparando in ambito PNRR, abbiamo preparato un progetto, tra l'altro l'unico progetto su base competitiva
mirato alla ricerca nel settore energetico, che vede coinvolte 13 università, 12 chiedo scusa, università tra cui politecnici, e lo stiamo coordinando come Politecnico di Bari. Poi vedremo un po', mi auguro e spero che sia approvato e poi possiamo procedere. Il progetto riguarda, oltre a vari aspetti specifici sul tema dell'energia, anche il discorso delle comunità energetiche, come migliorarle, come strutturare anche i modelli organizzativi per le comunità energetiche. Il problema energetico è un po' marginale rispetto all'obiettivo di questa giornata, però può sicuramente rappresentare un modello di riferimento o quantomeno una strada parallela per il co-housing o il co-working o gli argomenti più strettamente legati al tema odierno. Il tema dell'energia nasce nei primi anni del secolo scorso, in maniera centralizzata, ovvero era lo Stato che si prendeva cura di elettrificare la nazione nel periodo del dopoguerra e quindi cercava, partendo da situazioni isolate di energizzazione, ricordo le municipalizzate, ovvero piccole generazioni legate a piccoli carichi locali, per cercare di sviluppare tutto il sistema elettrico, fu istituito l'Enel, l'Ente Nazionale di Energia Elettrica, con l'obiettivo appunto di integrare in un'unica rete tutte queste risorse, i grandi produttori, in primis quelli da idroelettrico nell'arco alpino, e poi via via grandi gruppi di generazione, con l'obiettivo appunto di elettrificare la nazione, fare l'infrastruttura, perché ovviamente il costo associato all'infrastruttura elettrica è un costo decisamente importante, per cui non era sostenibile da singoli privati o aziende, ma era evidentemente un discorso necessario che coinvolgeva necessariamente il pubblico. E abbiamo vissuto bene nel periodo dell'elettrificazione, nel periodo del monopolista Enel, a parte piccole realtà, come ripeto, le municipali, le municipalizzate, tipo Acea a Roma o a Milano o Torino, ma comunque, dicevo, abbiamo vissuto un buon periodo, non ci preoccupavamo del recupero dell'energia, avevamo un costo del kilowattora decisamente basso, anche perché avevamo sufficiente combustibile a basso costo e il tema ambientale evidentemente non era considerato, o poco considerato, ma forse per nulla considerato. Successivamente ci siamo chiesti, o meglio abbiamo aderito a una direttiva europea di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica, recepito in ambito italiano dal decreto Bersani, per cui abbiamo un po' smembrato, abbiamo introdotto questo ulteriore elemento, e l'evoluzione del sistema elettrico è stato tale per cui con l'introduzione dei mercati, abbiamo visto dei mercati dell'energia elettrica e soprattutto la possibilità di essere produttori di energia elettrica, abbiamo visto questo spiraglio con cui muoversi, con cui il singolo utente, ora non più utente utilizzatore di energia elettrica, poteva anche evidentemente produrre l'energia elettrica di cui bisognava. Per incentivare la produzione, soprattutto da fonti rinnovabili, allora sono state messe in piedi delle policy destinate ad aumentare il livello di produzione di energia rinnovabile. Quindi incentivi sul fotovoltaico, sull'eolico, sulle varie rinnovabili. Abbiamo visto un po' una produzione, di massa, l'introduzione di grandi gruppi di investitori,
puri gruppi finanziari che hanno teso ad investire i loro soldi in fotovoltaico per avere come rientro, come ritorno, gli incentivi che abbiamo immesso nel sistema. Il concetto è stato per cui da piccoli produttori necessari per soddisfare la propria domanda di energia, abbiamo visto un proliferare enorme di grandi impianti di megawatt e megawatt con investimenti decisamente corposi. Il risultato di tutto questo è stato, possiamo vedere un po' le due facce della medaglia. Da un lato abbiamo visto che purtroppo gli interessi economici hanno spinto i grandi gruppi di investitori, i grandi fondi comuni di investimento, soprattutto esteri, a investire i loro capitali e a rientrare il capitale investito attraverso questi incentivi che sono stati decisamente importanti. Noi siamo stati tra i paesi che hanno avuto un tasso di incentivazione tra i più alti al mondo. Per cui il risultato finale è stato quello di vedere un buon 90%, ho fatto una ricerca su questo, un buon 90% degli investimenti che abbiamo fatto, quindi degli incentivi fatti, dati agli impianti, soprattutto per la produzione da fotovoltaica, è andata all'estero. Questa cosa un po' mi dispiace da italiano o da contribuente, perché ho visto poi un po' collezionare degli incentivi, dei soldi per dei comuni cittadini e andar via verso l'estero per remunerare evidentemente i capitali che sono stati investiti. Se questo è però l'aspetto negativo, o che io reputo negativo, da un altro canto poi ho anche avuto, si sono avuti dei riflessi positivi, ovvero quello sicuramente di aver innescato un meccanismo virtuoso per l'amplificazione di questi progetti, di queste installazioni, soprattutto nel mondo fotovoltaico, oltre ad aver aumentato la sensibilità dei cittadini, insomma, verso il tema ambientale. Abbiamo visto un po' il fotovoltaico come la panacea di tutti i mali, per cui abbiamo ora delle grandi produzioni di fotovoltaico, e questo è stato anche, cioè, ha avuto anche un altro effetto benefico, quello di abbassare il costo dell'installazione del kilowattora del kilowatt di picco di fotovoltaico. Tenete presente che grazie agli incentivi di essenzialmente quattro paesi, in fondo tutti europei, cioè Italia, Spagna, Inghilterra e Germania, il costo del kilowatt di picco di installazione del fotovoltaico si è abbattuto in circa 10 anni ad un decimo, un ordine di grandezza, il che ha consentito lo sviluppo di tutta una filiera legata al fotovoltaico. Ovviamente questo costo, il beneficio è stato anche da parte di tutti gli altri paesi che comunque non hanno partecipato alla forma di incentivazione nel loro interno. Il passo successivo è quindi quello di cercare di realizzare le comunità energetiche, e in Italia stiamo avendo anche degli esempi che sono anche importanti, anche molto molto attive come comunità energetiche. Beh, certamente siamo in una fase iniziale. Nel parallelo tra il fotovoltaico e le comunità energetiche, quando poi il costo del kilowatt di picco del fotovoltaico si è abbassato, rendendo il costo del kilowattora praticamente pari al costo del kilowattora che si acquista nel mercato del libero dell'energia elettrica, abbiamo tolto, eliminato un po' queste forme di incentivazione. Abbiamo raggiunto il concetto che noi chiamiamo di grid parity, cioè l'equilibrio tra il costo del kilowattora da fotovoltaico e quello del mercato, il che ora significa essenzialmente che il fotovoltaico si autosostiene. Insomma, ci sono delle iniziative, comunque
ci sono sempre altre forme di incentivazione all'installazione del fotovoltaico, ma comunque grosso modo si autosostiene. Quindi si è innescato questo meccanismo virtuoso. Al pari, le comunità energetiche sono in una fase nascente, per cui necessariamente dobbiamo supportare a livello di comunità nazionale supportare l'istituzione e il funzionamento delle comunità energetiche. Per cui sicuramente c'è bisogno di policy legate all'incentivazione per queste comunità energetiche. Sono d'accordo anche con la senatrice Núñez che dice che giustamente deve esserci uno strumento di pianificazione, un affidabile strumento di pianificazione che gestisca, che imposti quantomeno gli ambiti in cui si devono muovere queste comunità energetiche, in particolare le comunità energetiche, e c'è anche molto bisogno di un addestramento delle competenze tecniche nella pubblica amministrazione. In particolare vi è la preoccupazione che, per esempio, per quanto riguarda i fondi PNRR che dovessero essere destinati, che saranno destinati anche allo sviluppo di comunità energetica, c'è bisogno di competenze da parte della pubblica amministrazione, altrimenti il rischio che si può correre è che organizzazioni esterne alle dinamiche locali promuovano dei modelli, tra virgolette, modelli prefabbricati, poco adatti alle realtà specifiche del contesto in cui si svilupperanno, si dovessero sviluppare le comunità energetiche, insomma, in una sorta di isomorfismo organizzativo, insomma. Quindi sicuramente la pubblica amministrazione capace di, da un punto di vista tecnico, di gestire le istanze che dovessero nascere e anche di promuoverle. Promuoverle significa essenzialmente cercare di iniziare un percorso virtuoso che porti alla realizzazione di una comunità energetica in cui poi non è necessario che si scambi soltanto l'energia elettrica o termica che sia all'interno della comunità, ma questo può essere un'organizzazione, la comunità energetica, in cui si scambiano altri elementi, altre cose, lo scambio delle merci di rione, di quartiere, piuttosto che di servizi, eccetera. Insomma, si crea un modello virtuoso di aggregazione. Beh, certamente questi sono aspetti collaterali, effetti collaterali, benefici, effetti collaterali. Non sono, per quello che riguarda la mia competenza specifica, io mi occupo di energia elettrica. Sicuramente però devo dire un po', c'era prima l'intervento dell'assessore regionale, se non ricordo male, che un po' trascurava gli effetti economici. Beh, io sono un pragmatico e devo dire che l'aggregazione nasce, oltre che dal piacere di condividere qualcosa, nasce anche da un discorso utilitaristico. Cosa ne guadagno nell'appartenere ad un'associazione, ad un'organizzazione sociale? Beh, sicuramente l'aspetto economico non è da sottovalutare, certamente. In particolare si è notato dalle esperienze delle comunità energetiche che sono sviluppate e che queste comunità, le comunità dove più attive, dove l'energia scambiata all'interno della comunità è più elevata, sono proprio le comunità che sono nate per un ordine di risparmio, per motivo di risparmio energetico e quindi di costo del kilowattora in bolletta, di quanto pago. I modelli organizzativi che invece possiamo distinguere tre modelli organizzativi innanzitutto: un modello con leadership
pubblica, cioè il pubblico e il comune, soprattutto nelle piccole realtà comunali, il piccolo comune che si fa promotore di questa organizzazione in comunità energetica di alcuni suoi abitanti. Ci sono esempi con comuni, piccoli comuni che hanno 2 o 4 partecipanti, questi sono i numeri di cui stiamo parlando, molto più efficaci sono quelli pluralisti, cioè i modelli che sono nati dall'aggregazione spontanea di un gruppo, un modello bottom-up, dell'aggregazione di un gruppo di interessati alla questione energetica, che trovano nella condivisione delle risorse il loro beneficio. Ma devo dirlo, il miglior modello da un punto di vista poi di risultato finale in termini di costo per l'energia elettrica servita agli utenti finali è il modello Community Energy Builder, cioè l'associazione, o meglio, scusate, alcuni già operatori nel settore elettrico che si rendono promotori, che iniziano il processo di aggregazione degli interessati alla comunità energetica. Per esempio, c'è un modello tipo Enel X, ha iniziato l'istituzione della comunità energetica, e poi questa è diventata una ricca comunità energetica, ricca nel senso di grande installazione. Un altro esempio che mi viene in mente è quello, per esempio, della produzione di biogas e la distribuzione di biogas all'interno di piccole comunità, piccole relativamente, stiamo parlando già di una dimensione intorno alle decine di migliaia di abitanti, ovviamente nel contesto romano è veramente una briciola. Questi piccoli impianti per la produzione da biogas hanno consentito, attraverso delle impianti di comunità appunto, consentono addirittura l'annullamento delle tasse sui rifiuti. È ovvio che un incentivo di questo genere, un incentivo di natura economica, porta decisamente a un'aggregazione spontanea e massimizza il numero di partecipanti all'interno di una realtà associativa come la comunità energetica. Grazie. Grazie Enrico. Io credo che combinare il discorso della rigenerazione urbana con la creazione, magari sostenuta da politiche pubbliche, che incentivi la creazione di comunità energetiche, possa essere una strada molto fruttuosa. Anche perché avevo letto recentemente che se si dotassero di pannelli fotovoltaici tutti gli immobili abbandonati, fabbriche dismesse, immobili pubblici abbandonati, avremmo raggiunto la neutralità climatica solo così. Va bene, senti, io ti ringrazio molto e passerei a questo punto la parola a Marco, forse, che introduce l'esperienza del Trentino, sbaglio? E così, il prossimo intervento è quello di Enrico Bramarini e di Cinzia, io lo ricordo il cognome, scusate, sono i referenti di Cosa in Trentino, che è una realtà diciamo che promuove l'esperienza del housing intenzionale, ma anche del housing sociale in Trentino, ed è stato uno dei promotori della legge sulle comunità intenzionali, cioè della proposta di legge sulle comunità intenzionali che è attualmente in esame in Parlamento, e quindi lascio la parola a loro per illustrarci
la loro realtà e parlarci anche di questa proposta di legge. Grazie. Grazie. E chiedo se è possibile condividere le nostre slide, allora pubblicare le slide. Altrimenti provvediamo noi a farlo. Sì. Il mille piani, le slide. Un attimo. Intanto se volete... Puoi sentire, sono questi dal Trentino. Ci sentite? Sì, sì, vi sentiamo. Un attimo che... Ok, adesso dovreste poter condividere. Vedete? Sì, sì, sì. Vedete ora? Si vedono, sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio per averci invitato Marco Giustini. Io sono Cinzia Bognatti. Sono una sociologa esperta in ricerca e gestione per l'innovazione sociale, in business sostenibile e in processi organizzativi a sostegno dei decisori, sia pubblici che privati. Sono inoltre anche facilitatrice e ambasciatrice della facilitazione Eclipse, di cui parlerò più avanti. È un metodo di facilitazione. E innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto, e perché sono stati veramente interventi molto interessanti, e soprattutto ringrazio il gruppo dell'Associazione Beni Comuni, Antonella, Marco, Maurizio, perché avete centrato perfettamente tanti temi dell'abitare collaborativo e delle vite in comune. E Quasi Trentino cos'è? Quasi Trentino si è proposto come incubatore di comunità per facilitare quello che è il dialogo tra i vari soggetti che sono coinvolti in progetti e processi di abitare collaborativo come in co-housing. E mi riferisco appunto innanzitutto ai cittadini, che saluto perché ci seguono sia dal Mille Piani Coworking ma anche dalla diretta Facebook. Molti di questi li abbiamo attivati anche attraverso la rete italiana co-housing, perché desiderano andare a abitare in maniera collaborativa, ci scrivono, ma non sanno come fare. Quindi Quasi Trentino è un incubatore che permette agli individui di seguire un percorso formativo chiamato l'ABC dello stare insieme e di imparare insieme quali sono le, diciamo, competenze sociali necessarie, fondamentali per riuscire ad abitare in maniera collaborativa. Che non è un modo, diciamo, siamo abituati a vivere negli appartamenti, ci siamo appartati. Abitare quindi è una cosa in maniera collaborativa, una cosa seria, e se vogliamo evitare i conflitti dobbiamo assolutamente imparare come farlo. Quindi è un incubatore a servizio in modo collaborativo, ma per riuscire a far incontrare le due. Ci sono dei problemi processo di... dell'abitare collaborativo. Scusate, ci sono un po' di problemi di audio. Non so se sia un problema di distanza dal microfono o cos'altro. Vediamo. Provo. Mi sentite adesso? Sì, sì. Perfetto. Fatemi segnare. Sembra sia un problema di rete. Mi dicono che bisogna parlare lentamente in modo che la rete supporti. Ok? Ringrazio e ditemi, fatemi segno, grazie Filippo. Se non sì, riusciamo. Sì, sì, proseguiamo. Ok, se no cambiamo collegamento.
Dicevo, cos'è Co-House in Trentino? È un incubatore a servizio dei cittadini, ma anche a servizio dei professionisti, architetti in modo particolare. Abbiamo relazionato a diversi convegni per mettere in contatto la domanda con l'offerta del processo di abitare collaborativo. E, di cosa vi parlo oggi? Allora, mentre il professor Enrico Bramerini vi parlerà della transizione ecologica e sulle orme di professor Enrico De Tuglie, si focalizzerà sul fatto di come le comunità energetiche possano finanziare economicamente il nascere di comunità intenzionali. Lui parlerà di questo, io invece vi farò degli accenni sulla proposta di legge di cui sono stata personalmente referente per la rete italiana Co-Housing in qualità di esperto, proposta di legge che è nata, spero mi sentiate adesso, è nata su interesse di della rete italiana dei villaggi ecologici, una rete molto presente che crea comunità intenzionali, sulla interesse della rete italiana Co-Housing, Conacreis e la rete europea Salus. Questo gruppo di lavoro ha rivisitato una precedente proposta di legge che era stata depositata in Parlamento già nel 2010 e l'ha rivisitata per creare il riconoscimento e la disciplina delle comunità intenzionali. Faccio appello a questo punto anche all'assessore, anzi al senatore Paola Nunes, di mettersi in contatto con il suo collega anche di partito Zolezzi, che è promotore di questa legge alla Camera dei Deputati. Perché c'è voluta una proposta di legge nazionale? Perché c'è un caos giuridico. Io vi faccio l'esempio di chi concretamente fa comunità intenzionali. Allora, c'è l'ecovillaggio, per esempio Lumen, che è una delle più riuscite in caso proviamo. Si può cambiare in qualche modo il collegamento, perché di nuovo la voce che pensate per diventare ecovillaggio, 5 formule di togli però la rete. No, di solito siamo in due, non c'è problema. Ci sentite? Sembra che il fatto di condividere lo schermo sottragga banda e quindi l'audio non ha una buona qualità. Ora mi sentite meglio? Noi abbiamo cambiato. Togliamo la condivisione dello schermo. Tanto non si riesce a leggere molto, quindi è meglio se sentiamo bene. Ecco. Grazie, grazie. Allora ditemi a che punto non mi avete più sentito adesso. No, ma abbiamo sentito quasi tutto, però c'era stato un ultimo calo di voce, per cui si stava parlando del progetto di legge. Allora sì, io facevo appello alla senatrice Paola Nunes di mettersi in contatto con il collega della Camera dei Deputati Zolezzi per facilitare la ripresa dell'iter di questa legge, che tratta del riconoscimento psicologico e della disciplina delle comunità intenzionali. È una legge voluta dalla maggior parte delle comunità intenzionali in Italia e, come vi dicevo, che sono rappresentate dalla rete italiana dei villaggi ecologici, dalla rete italiana del co-housing, da Conacreis
e dal progetto Salus. Diciamo che queste comunità, che già esistono da 20-30 anni, chiedono fortemente riconoscimento giuridico, perché per le difficoltà che hanno attraversato nei loro progetti, e facevo riferimento ad esempio a una di queste comunità molto molto sviluppate e di successo, che è Lumen, che per attivare il proprio progetto deve utilizzare 5 forme giuridiche. Hanno una cooperativa di lavoro per le attività lavorative comuni, hanno una cooperativa di abitazione per gestire gli immobili in proprietà indivisa, sono un'associazione di promozione sociale per gestire le attività no profit e di utilità sociale, e poi sono anche un'associazione non riconosciuta per gestire la condivisione del car sharing, delle automobili. E per non farsi mancare nulla, sono anche un condominio per la condivisione di bollette e spese comuni. Capite che non è possibile andare avanti così. Cioè, quello che la letteratura ci dice è che su 10 progetti che partono dal basso, di cittadini che vogliono intenzionalmente vivere in modo collaborativo, solo uno arriva alla fine, gli altri cadono per sfinimento. Ecco perché allora questa proposta di legge vuole porre definitivamente una traccia giuridica che permetta la buona riuscita dei progetti che partono dal basso di comunità intenzionale, ma che dia anche alla pubblica amministrazione una sorta di tracciato su come agire nella messa a disposizione del bene comune, cioè di immobili da riorganizzare, da risanare, da ristrutturare, che possono essere ceduti temporaneamente oppure possono rimanere in proprietà pubblica ed essere semplicemente affidati in affitto a canone moderato a comunità di cittadini che vogliono intenzionalmente abitare in modo collaborativo. Detto questo, la legge, vi parlo appunto della legge di 2 articoli, la legge è composta da 19 articoli, vi parlo dei 2 articoli che riguardano il co-housing in maniera diretta. Allora, innanzitutto la legge, l'articolo 17, la proposta di legge, l'articolo 17, definisce cosa sono le comunità di abitare collaborativo. E sono quelle comunità intenzionali, cioè di persone che scelgono di vivere insieme, che sono caratterizzate da un progetto abitativo. E il numero minimo dei promotori in una comunità di abitare collaborativo può essere di 3 persone maggiorenni non consanguine. Gli aderenti alle comunità di abitare collaborativo, no, possono attuare questo progetto abitativo di coabitazione, e la cosa importante nell'ambito del co-housing è che gli aderenti a queste comunità hanno redditi indipendenti e separati. Questo riflette il modello abitativo del co-housing. Ma perché l'altro articolo è importante, è l'articolo 18? Perché cita, dice, auspica come le amministrazioni pubbliche possano promuovere la costituzione di comunità intenzionali. È evidente che se i cittadini abitativi così salubri, così ampiamente diffusi, a proposito voi avete parlato del successo del modello Barcellona, vorrei sottolineare, mi sentite? Ho dei dubbi. No, sono in movimento, quindi sento. Scusate, sì, si sente, si sente. Ah, ok. Dicevo che voi avete affrontato il modello Barcellona, ma vorrei portare alla vostra attenzione un altro modello di successo che abbiamo avuto piacere col professor Bramerini di andare a visitare, che è quello di Amsterdam, Freiburg. È un modello eccellente, un modello che potrebbe essere proprio copia e incolla applicato anche qui da noi in Italia. Dicevo, cosa fare i comuni, non solo i comuni grandi, e successivamente anche le altre pubbliche amministrazioni, possono promuovere la costituzione di queste comunità attraverso un aspetto fondamentale che è il censimento degli immobili del patrimonio pubblico che possono essere destinati al riuso, alla ristrutturazione e quindi alla riallocazione come immobili da utilizzare per progetti co-housing.
Perché è importante? È una funzione urbanistica quella che svolge l'ente pubblico, che può riqualificare e recuperare ambientalmente aree, come ad esempio appunto in Olanda, che magari erano, sono oggetto di abbandono. Faccio degli esempi: noi siamo in contatto con vari sindaci che hanno scuole che non vengono più utilizzate e che vogliono presentare appunto questi come immobili per essere risanati con risorse pubbliche e essere messi a disposizione dei cittadini. L'importante è che il pubblico provveda poi anche al cambiamento della destinazione d'uso. Poi l'altra cosa fondamentale che possono fare le pubbliche amministrazioni, che qui in Trentino stanno facendo, è avviare un percorso di conoscenza e di divulgazione dell'abitare collaborativo. Devono avviare procedure semplificate con specifiche previsioni nei regolamenti urbanistici ed edilizi. Attivare idonei percorsi formativi è nell'interesse di coloro che vogliono, i cittadini che ci stanno ascoltando, che da soli individualmente non riescono ad andare a abitare in maniera collaborativa. Ecco perché è fondamentale la partecipazione, diciamo, dell'ente pubblico. Scuso un attimo e chiedo l'attenzione anche di Marta, Leonori, di Antonella Trocino. Perché volevo lanciare un appello, sì? Visto che come gruppo di lavoro abbiamo aperto una raccolta di firme online che è organizzata sul sito Buona Causa. Siamo al 60% dell'obiettivo. Vi aiutiamo volentieri a rilanciarla attraverso l'associazione, molto volentieri. Poi ci scriviamo. Nelle slide che vi ho mandato c'è il link. E abbiamo rinnovato, era in scadenza nei prossimi giorni, ma l'abbiamo rinnovata per altri mesi, proprio perché siamo convinti che vogliamo raggiungere l'obiettivo di anche per gli individui che si sentono molto, molto motivati, certo, attraverso una raccolta di firme. E quindi appunto, dicevo, facevo appello a coloro che ci stanno ascoltando per firmare questa petizione. Tra l'altro nel sito di buonacausa.org sono descritte non solo la proposta di legge, quindi è facile per chiunque andare a vederla, sono 19 articoli, ma è definito anche soggetti promotori, c'è un video che spiega da parte di chi vive in comunità intenzionali i motivi per cui è il progetto di vita forse più interessante che si possa creare. Ora vorrei, prima di passare la parola al professor Bramerini, che appunto si focalizzerà sulle comunità energetiche, come possono generare risorse per creare comunità di co-housing, vorrei darvi l'indicazione, perché è utile, della legge che invece in provincia autonoma di Trento siamo riusciti ad ottenere e che riconosce il co-housing all'interno della politica abitativa sociale. È una legge che addirittura a dicembre dell'anno scorso siamo riusciti ad avere anche i criteri attuativi, che è prima ed unica in Italia e potrebbe essere presa, permettetemi di dire, come copia e incolla da qualsiasi amministrazione provinciale, comunale, regionale. Il riconoscimento di pratiche abitative provinciali, ma fa di più ed attenzione al tema anche del PNR, al risanamento e alla ristrutturazione di immobili che sono in possesso della pubblica amministrazione, ma che non avendo più lo stesso utilizzo, ad esempio scuole, come dicevo prima, possono essere ristrutturati a costi, diciamo, sostenuti dalla pubblica amministrazione che ne rimane proprietaria, ed affidati alla gestione di progetti di comunità intenzionali. La cosa importante che è specificata in questa legge è che non si fa attraverso il bando di selezione come si fa normalmente per le case popolari. Perché? Perché è fondamentale che vengano
selezionate comunità già esistenti di soggetti che intenzionalmente hanno deciso di abitare collaborativo e che hanno sostenuto percorsi di formazione per farlo. Io ho praticamente concluso, vorrei solo sottolineare un altro elemento fondamentale nell'ambito della pubblica amministrazione, che è la formazione. Allora, accompagnare qualsiasi tipo di lavoratore nel corso della propria ciclo di vita a un di long life learning, prima che vadano in pensione, che esiste dopo la pensione la possibilità di attivarsi al più bel progetto di vita collaborativo, ma devono prenderlo prima, perché altrimenti una volta in pensione si mettono le ciabatte e, credetemi, è molto più difficile riuscire a coinvolgerli in realizzare comunità intenzionali. E a questo, su questo diciamo argomento è stato dedicato un capitolo del libro Smart Working e conciliazione vita-lavoro a cura del professore Luciano Inna, a cui ho potuto contribuire, e quindi sono come dire anche orgogliosa di poterlo condividere con tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono attivarsi, ma anche con i privati che vogliono attivarsi verso questi processi di formazione, percorsi formativi. Passo la parola al professor Enrico Bramerini. Scusa, che... mi dicono che il titolo del libro è sfuggito, se ce lo puoi ripetere, sono certamente molto interessato. C'è comunque anche nelle slide, certo. Ma... Smart Working, come trasformare una caduta in un tuffo, punti di attenzione in ambito pubblico. È pubblicato dal professor Luciano Inna ed è l'Università Mercantorum. Magari poi faremo un post. C'è nel sito Buona Causa? È citato? No, non è citato. Faremo un post ad hoc su questo libro, poi ti chiederò i riferimenti. Grazie. Ho partecipato col capitolo 11 appunto sulla conciliazione vita lavoro e sulla formazione che si può attivare ancora nelle varie fasi diciamo di vita dei lavoratori, ed è fondamentale, bisogna insegnare che esistono questi modelli e preparare le persone quando sono ancora in una fase lavorativa ad affrontare la vita. Affrontare i conflitti, le comunità una volta che si sono insediate, ce lo insegna il Global Network Eco Villages, la comunità europea che sostiene la maggior parte dei progetti di unità abitative, queste comunità hanno bisogno di imparare a stare insieme, a vivere insieme, ecco perché la formazione, percorsi dell'ABC dello stare insieme è fondamentale, l'accompagnamento. Certo. Passo la parola al professor Bramerini. Devo fare un breve collegamento con il lavoro diciamo che abbiamo fatto in questi mesi, e in particolare volevo riferirmi al fatto, no, che l'affidamento di un bene pubblico da parte di un ente, no, può avvenire per esempio con un comodato a 60 o a 99 anni, come per esempio è stato fatto dal Comune di Bologna, e può essere anche attivata per esempio la legge già esistente dell'autorecupero, cioè nel senso che esiste una legge che permette a cooperative di autorecupero di gestire la parte del recupero dell'immobile diciamo abbandonato, e quindi per esempio ci potrebbe essere un'integrazione tra la comunità di co-housers che diventa anche cooperativa di autorecupero. E quindi praticamente il bene viene affidato dall'ente, ma ritorna all'ente dopo un periodo che deve essere necessariamente lungo per permettere diciamo comunque il recupero anche economico da parte della cooperativa che l'ha esercitato. Marco, confermo, e ci sono anche progetti che sono stati realizzati parzialmente in autorecupero. Ci sono amministrazioni come quella di Senigallia che sono virtuose in questi processi. E comunque costanti modelli giuridici, ecco, questo è importante, perché specialmente per un amministratore come la consigliera regionale è importante che sappia che all'estero e anche in Italia esistono dei modelli giuridici applicativi, certo. Quindi non
siamo già oltre il livello dell'ipotesi, ci sta la possibilità, diciamo, di strutturare un processo. Ecco, volevo solo, diciamo, e noi in parte ne abbiamo già parlato nei precedenti seminari. Io, certo, io mi inserisco a gamba tesa su questo, anche in attesa poi dell'intervento del professore, perché noi abbiamo delle micro esperienze di autorecupero o delle opportunità nascenti di autorecupero, ma su questo, come su alcune esperienze più, anzi, potenziali esperienze su beni comuni, ci stiamo confrontando con strumenti nuovi, sentenze nuove della Corte Costituzionale, ma anche con timori di chi poi deve firmare gli atti e soprattutto con l'incubo del danno erariale. Quindi quando la Corte dei Conti viene a chiedere conto del perché hai fatto questa cosa e non è sufficiente un ricorso al TAR o è perso dall'amministrazione o una legge regionale che ti dà l'opportunità di farla, un pezzo di lavoro che va fatto sicuramente è la formazione di cui parlavo prima, ma anche rassicurare chi vuole portare avanti i progetti di autorecupero, il superamento del bando diretto appunto sul progetto migliore, perché appunto non io che faccio, al limite contribuisco a comporre una legge o volo le leggi, ma chi poi firma gli atti non abbia l'incubo che qualcuno gli viene a richiedere indietro le risorse perché per un millantato danno erariale, che mi sembra che sia una delle cose che soprattutto a Roma, dove questa cosa avviene con una quotidianità imbarazzante, sta mettendo sulla difensiva molte amministrazioni. Qui poi si apre tutto un altro capitolo su come si lavora insieme alla struttura amministrativa, cioè come rassicurare la struttura amministrativa invece di colpevolizzarla, però sicuramente è un convitato di pietra di cui non possiamo non tener conto. Sono d'accordo, ed è per questo che la proposta di legge che dà riconoscimento giuridico alle comunità intenzionali è tranchante, perché l'assunzione della responsabilità a questo punto sarebbe giuridicamente in capo alla comunità intenzionale. È fondamentale che questa, lo dico, è da 10 anni che ci stiamo lavorando, è fondamentale che questa proposta di legge vada avanti proprio per risolvere tutte queste diatribe che ci sono tra cittadini e pubblica amministrazione con le rispettive responsabilità nella gestione del bene comune. Passo la parola al professor Brandelli. Eccomi qua, sì. Grazie a mia volta. Vi parlo sempre di esperienze trentine che riguardano la relazione tra pubblica amministrazione e il tema del co-housing, e vediamo come la questione si congiunge, si coniuga con anche l'argomento che perversa e che è diventato di attualità, quello dell'energia di comunità, a cui ha fatto riferimento e ha trattato prima il professor De Tullio. Una località particolare del Trentino, il comune di Lavarone, che sta sugli altipiani Cimbri, in una zona della provincia al confine col Veneto, ad un'altitudine di oltre 1000 metri, è un paese piccolo di 1190 abitanti, con una sua storia, perché era famoso in epoca asburgica per essere un luogo di che hanno soggiornato personaggi famosi. Durante la prima guerra mondiale era un territorio di confine e di battaglia, sono delle vestigie ancora, un fatidico forte asburgico a difesa del territorio, e quindi fa capire che ci troviamo in una località con una sua storia e con una capacità di creare e mettere a frutto un capitale sociale e territoriale che è consistente per quello che ora vi sto per raccontare. Il professore De Tullio prima faceva riferimento a dei possibili modelli di attivazione di una comunità energetica. Qua ci troviamo di fronte ad un ibrido, perché abbiamo un'iniziativa che ora vi racconto, che è stata promossa da un particolare attore del territorio,
ecco, delle sinergie dal basso, la cooperativa di consumo che prende in Trentino la veste, la denominazione di famiglia cooperativa, e però anche dall'altro lato il comune locale che ha quindi compiuto da far suo un ruolo di leader della creazione di una rete territoriale. Che cosa succede? Che la cooperativa di consumo ha di proprietà un vecchio immobile nel quale prima era il supermercato locale, oggi si è ingrandita e ha costruito un altro edificio da un'altra parte, e ora c'è tutto il tema di come mettere in uso questo immobile. Non lo vogliono utilizzare come se fosse un asset patrimoniale sul quale avviare delle speculazioni immobiliari, ma lo vogliono usare come una risorsa collettiva. E quindi ci incaricano, tra l'altro siamo stati direttamente, nello sviluppare delle idee progettuali, un piano di fattibilità che abbia motivo il fatto di coinvolgere la comunità locale e prevedere delle modalità, delle soluzioni innovative. Quindi l'idea è quella di creare un co-housing per poter destinare ad una comunità intera andare a risiedere, e per la formazione della quale abbiamo sviluppato tutto un percorso itinerante che serve proprio per costruire questa comunità e per dare la consapevolezza e la competenza di aree in questo immobile rigenerato. Ma l'epoca è quella del Covid, e quindi in realtà questo immobile può essere dedicato a destinazioni multifunzionali, a quella che gli architetti chiamano una mix funzionale, quindi dentro ci si possono prevedere anche servizi e spazi per il coworking. E questa è una prima parte del concetto progettuale, abitare collaborativo, co-housing. E il tema è che però si possono anche su questa realtà economica che derivano dalle opportunità che neo subentrato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lascia intravedere, il paese che scusate, c'è un problema di audio. Transizione energetica, di la transizione ecologica, e quindi il tema che scusate, non so cosa sia successo, ma la voce. No, la voce cala e va a scatti, quindi la banda non è sufficiente per... Ora mi sentite? Magari se stacca il video, forse... Allora disattivo il video. Va bene così, mi sentite? Sì, sì la sentiamo meglio. Sì. Allora, dicevo che oltre però a concepire questo edificio da rigenerare come luogo per destinarvi l'iniziativa ha preso anche le vesti della comunità energetica, perché si tratta proprio di concepire questa realtà inserita all'interno di un'iniziativa di comunità energetica locale che da par suo sta avviando proprio il comune, ed ecco qui la congiunzione tra interesse della famiglia cooperativa trentina che ha sviluppato l'esigenza di rigenerare questo immobile e il più ampio piano del comune di sviluppare sul suo territorio delle iniziative di comunità energetica, per cui le due logiche si possono sposare, abitare collaborativo e comunità energetica, e anzi il tema della comunità energetica con gli incentivi che sono associati allo scambio di energia in loco può fornire degli elementi economici, finanziari utili per poter rendere sostenibile l'abitare collaborativo, l'esperienza del co-housing. Sì, visto che voi avete più volte citato riferimenti a esperienze di co-housing all'estero, anche Cinzia Bonetti
Magnati ha evocato il modello, è utile prendere anche in considerazione economica, è molto vivo all'interno dei modelli nordici di co-housing e invece è ampiamente trascurato nelle concezioni, nelle considerazioni dei modelli italiani. Quindi interrogarsi su quale può essere il modello che rende sostenibile dal punto di vista economico l'abitare collaborativo è una questione che dovrebbe essere presa in considerazione. L'esperienza di Freiburg che noi siamo andati a vedere direttamente ad esempio illuminante perché progettazione, costruzione e un ristorante che hanno ceduto a terzi per la gestione e che per loro è una fonte di remunerazione di risorse economiche, di mezzi finanziari, di cassa che consente di finanziare poi delle iniziative che vanno a beneficio del degli abitanti del co-housing. Allora qua è interessante fare attraverso il modello della comunità energetica un modello di business che consente di approvvigionare delle risorse economiche che rendono poi sostenibile dal punto di vista economico l'esperienza di coabitare come comunità intenzionale. E questo vuol dire poi allora passare anche ad un'altra concepito che mette insieme co-housing e comunità energetica, il fatto appunto di grazie a queste risorse svolgere una funzione che come comunità intenzionale è dedicata a migliorare la qualità della vita interna attraverso la reciprocità, l'auto mutuo aiuto e le economie di collaborazione che si realizzano, però allo stesso tempo si fa carico di svolgere una funzione di un beneficio della comunità locale e del welfare, quindi di comunità. Allora sono tre i pilastri di questa operazione: abitare collaborativo, d'accordo, comunità energetica, welfare di comunità. E torna utile, poi vi lascio alle vostre. Scusi, professore, non si è sentito qual è il terzo pilastro? Il welfare di comunità. Welfare di comunità. Ah, ok. Abitare collaborativo, comunità energetica e welfare di comunità. Grazie. Il tutto fa sì che appunto questa esperienza allora si inserisca bene nel quadro dell'iniziativa complessiva del Comune di Lavarone. Comune, ecco qui colgo le opportune precisazioni sui modelli di CER, no, che ha fatto il professor De Tuglie. Il Comune ha deciso di entrare dentro il tema delle comunità energetiche promuovendosi come attore di coalizione sul territorio, quindi ha deciso di attivare una comunità energetica sul territorio, delle iniziative di più comunità energetiche sul territorio, cercando di coalizzare diversi attori, portatori di interessi, di competenze e di risorse che possono essere ad un'iniziativa di comunità energetica. E lo fa quindi dando alla comunità energetica territoriale una veste giuridica nuova, proprio perché pensa che l'energia sia un bene comune, che l'obiettivo della comunità energetica sia non solo quello di fare energia, ma di fare comunità. E quindi lo scambio di energia, come ha messo bene in evidenza il professor De Tuglie, diventi un presupposto poi per scambiarsi altri beni, beni culturali, cioè progetti, dare sviluppo a progetti di natura culturale, di natura sociale, di natura di ricaduta economica, che non sono soltanto energia. E la veste giuridica allora della comunità energetica, che è così promossa dal Comune, ma a cui partecipano altri attori industriali, commerciali, di erogatori di servizi, oltre che le famiglie, è quella di una cooperativa di comunità, perché si tratta proprio di concepire i benefici economici della comunità energetica come una risorsa che può essere destinata non ad alimentare le tasche individuali degli aderenti allo scambio energetico, ma a sviluppare dei progetti di interesse del territorio, di sviluppo di comunità, perché oltre che a fare energia bisogna appunto fare comunità.
Allora, nel comune di Lavorone si sta verificando questa benefica congiunzione di intenti. Da un lato l'iniziativa dal basso di un operatore come la cooperativa di servizi, la cooperativa di consumo, che ha sviluppato un'iniziativa di co-housing al suo interno, però rispondente a delle esigenze più ampie di welfare di comunità, e il comune che si sta muovendo come attore di coalizione per sviluppare una comunità energetica che però vuole fare sviluppo di comunità e non solo energia. E così ho finito in qualche modo l'esposizione del mio caso. Vi ringrazio dell'attenzione insieme a Cinzia Bonetti. La ringraziamo noi perché ha dato sistematizzazione a tanti concetti che sono emersi nel corso del ciclo, e noi crediamo che il rafforzamento delle economie locali, territoriali, il concetto di comunità siano proprio l'antidoto ai guasti dell'economia neoliberista di questi decenni e della perdita di una regia pubblica dello sviluppo delle città e dell'economia. Quindi vi ringrazio molto. C'è un intervento dal pubblico del vicepresidente della nostra associazione, a cui cedo volentieri il microfono. Buongiorno a tutti. Da quello che ho ascoltato risulta molto interessante il lavoro che state facendo, perché sembra con una visione a 360 gradi, ma lo è effettivamente. E il vero problema è che purtroppo la legislazione, le leggi che stanno anche in Parlamento adesso, come quello che aveva citato la Nunes, che è una riduzione, poi alla fine è un compromesso, che io l'ho letto e devo dire che non sono affatto contento di questa proposta di rigenerazione urbana che sta lì ferma, come anche la legge sul suolo. È chiaro che la difficoltà è che purtroppo in Italia le leggi sono vecchissime e imperano ancora le leggi degli anni 70, il periodo d'oro dei costruttori, dell'abusivismo e della speculazione immobiliare. Questo è di fatto, perché io che sono un architetto, tutti i giorni sono a contatto con le leggi, una miriade di leggi, e sono, ve lo assicuro, velleitarie, improponibili, antiquate, perché non hanno proprio questa visione che la sociologa, che secondo me ne capisce molto di più di tanti urbanisti, che ormai sono tutti focalizzati, no, è così, le leggi sull'urbanistica le dovrebbero fare i filosofi insieme ai sociologi, gli architetti e gli economisti di conseguenza, no, perché? Perché non riescono a mettere insieme quelle che sono tutte le problematiche che una legge urbanistica moderna dovrebbe avere, partendo dai rifiuti, pericolosi e non pericolosi, la territorializzazione, l'autonomia dei territori di potersi gestire tutto il ciclo, dal co-housing al riciclo, all'energia. Certo, il professore Di Bari, citando Enel X, non è che ha fatto una grande, perché Enel X è veramente un grande serbatoio che è servito anche all'inizio per rapinare le finanze pubbliche con questo ecobonus, che a Roma non si riesce a capire questi scienziati come possano favorire l'incremento di questi cappotti di plastica intorno a murature anche antiche, anche degli anni 50, che sono di 50-60 centimetri, che non respireranno più, e poi andiamo verso il riscaldamento globale. Quindi non si riesce a capire questi consulenti e professori all'Enea che cosa pensano del futuro del pianeta, perché veramente è devastante questa ignoranza. Quindi noi abbiamo, secondo me, tre problemi. Il primo è quello delle leggi, il secondo è quello della mancanza di competenze, perché comunque se voi andate qui a Roma al Dipartimento, ancora i progetti vengono valutati con la superficie utile lorda e le squadrette con i fili di ferro, ed è assurdo, perché un progetto oggi dovrebbe essere proposto con le qualità.
con le qualità della sostenibilità concreta e non fittizia come la superficie utile lorda, per cui i costruttori incominciano a mettere false cubature sottoterra, sopra i tetti, e piano piano si ingigantisce tutto e tutto va bene, tutto fila liscio. Il terzo problema fondamentale è quello della mappatura. Cioè i territori non sono mappati interattivamente, per cui io che sono un progettista, mettiamo caso che sto progettando un impianto di compostaggio oppure un centro sportivo oppure un centro culturale o una fabbrica, io non riesco ad avere delle mappe interattive, e mappe interattive vuol dire lettura della città a vari livelli, integrate e stratificate, in modo da avere un'informazione completa e un'integrazione di ciò che sto facendo, ciò che sto progettando, con il territorio vicino, con chi ci abita e la grande scala urbana. Quindi siamo completamente fuori dal tempo. Si continua a parlare di sostenibilità, di edilizia sociale, ma è assurdo parlare con questi strumenti. Quindi il Parlamento ha bisogno di persone che riescono non a favorire e bloccare le leggi che non interessano i costruttori, che ormai hanno le loro lobby trasversali in tutti i partiti, perché se voi andate qui dall'assessore all'urbanistica vedete uscire, se vi sedete sul soltanto costruttori. Allora un assessore dovrebbe avere invece la capacità di integrare sia i costruttori, che ovviamente sono importanti, nessuno ha un pregiudizio, ma anche le istanze, la creatività e le spinte che vengono dal basso. Invece, come al solito, siamo qui a fare webinar di alto valore scientifico, di alto lavoro statistico sui territori, di presenza, però è una goccia quasi che rimane poi, come dire, bloccata, perché non c'è quella, cioè il muro di gomma del nostro, dei nostri politici, che dovrebbero invece tradurre, dovrebbero invece promuovere. Ecco, solo questo. Quindi io vi ringrazio perché avete dato il quadro finale chiuso, il cerchio, rispetto a tutti gli interventi, e dovremmo molto continuare a lavorare in questi livelli, integrando sempre maggiormente, per naturalmente qualificare il vivere a tutti i livelli, che non è soltanto il vivere di comunità, ma il vivere anche delle persone anziane sole, il vivere di tutti, il vivere di chi vive in una villa grossa, vicino magari in periferia bruttissime, il vivere di quelli che stanno nei blocchi sociali bruttissimi e che vedono la villa vicino a due passi. Cioè questo vuol dire, secondo me, fare un servizio costituzionale, perché poi la Costituzione sembra un fantoccio, perché sta lì, tutti dicono quanto è bella, ma nessuno che parte da lì per dare valore all'azione legislativa e all'azione, diciamo, progettuale. Antonella, scusa, voglio solo brevemente fare un intervento. Cioè, secondo me, e mi rivolgo alla consigliera regionale, che l'aveva già anticipato questo tema, è chiaro che purtroppo noi abbiamo uno scoglio legislativo in dubbio, come ha detto Enrico, però forse questo scoglio può essere affrontato passando dal sistema dei bandi a quello della coprogettazione degli enti del terzo settore, cioè nel senso che attraverso la coprogettazione degli enti del terzo settore forse si riesce ad affrontare meglio questo tipo di problematiche è ad avere una voce per le istanze dei cittadini piuttosto che solo quelle dei costruttori. Questo forse su questo vuole intervenire la consigliera. Sì, in alcuni casi può funzionare, in altri no. Intanto perché la coprogettazione va bene su alcuni progetti, su altri forse è uno strumento eccessivamente complesso. Noi penso che dobbiamo fare un po' un mosaico di strumenti di cui ci dotiamo, però sicuramente ci possiamo dotare dei migliori strumenti del mondo, quindi la coprogettazione sicuramente è una strada molto valida e anche molto ampia. Poi ne abbiamo altri, abbiamo i patti di collaborazione, abbiamo i diversi appunto strumenti riconosciuti anche oggi attraverso le sentenze della Corte. Avere una legge nazionale aiuterebbe, anche se sappiamo che c'è un dibattito
molto acceso a livello nazionale, che poi non ha fatto pervenire a una legge univoca, e però abbiamo appunto un elemento che ogni tanto ci troviamo a fianco, e con due parallele che non sempre si incontrano o si vogliono incontrare, perché noi facciamo tutta questa strada, ma se a un certo punto, anche dopo qualche anno, si alza un signore e dice: perché non avete fatto la gara? A parte che uno si arrende, ma la risposta, soprattutto quando arriva dopo tanto tempo, e quindi non c'è più quel funzionario là, si è perso un pezzo di documentazione, fa dire ad alcuni: ma a me chi me lo fa fare? Mi fingo morto per una settimana, non firmo quell'atto, mi metto in ferie. Questo io la sto dicendo in maniera macchiettistica. Per fortuna gran parte delle persone con cui abbiamo a che fare dentro le amministrazioni non è così. Se poi si crea quella sinergia tra parte amministrativa e parte politica, il tutto viene anche gestito meglio. Io ho fatto l'assessore per 2 anni e mezzo. Io lavoravo con i dirigenti e con i funzionari con un'alleanza molto stretta. Cioè, voi seguite l'indicazione politica, ma poi se l'indicazione ve l'ho data io, a parte che proviamo a fare le cose al meglio, lavoravamo con l'avvocatura, ma se l'indicazione politica ve l'ho data io poi vi difendo, non faccio finta che sia una vostra iniziativa libera e vi scarico sui giornali, pubblico ludibrio, davanti appunto a richieste di chiarimenti. Questo in parte si è perso, diciamo, mi dispiace dirlo, ma nella scorsa consigliatura a Roma si è perso completamente, cioè il colpevole era sempre il funzionario che aveva firmato quell'atto, poi certo che nessuno firma nulla. Però ogni tanto non è sufficiente, quindi avere anche un dibattito culturale che coinvolga tutti i livelli, anche quelli professionali, anche, diciamo, gli attori economici, diciamo, più o meno illuminati, ma che non faccia avere l'incubo che poi mi vengono a chiedere conto, questo aiuta anche i progetti sperimentali più avanzati. Vi faccio soltanto un esempio. Io le ultime 2 settimane, penso l'ultimo mese, da assessore era già chiaro che sarebbe caduta la giunta. Ho chiesto a un dirigente di seguire un progetto dentro un mercato rionale, una cosa piccolina. Avevamo creato una piazza dentro un mercato e poi è stata replicata in diversi altri mercati rionali a Roma. Lui sapeva che poi non l'avrei potuto difendere perché non sarei più stata assessore. Ho fatto una delibera in cui si dava lo strumento per fare questa cosa, però comunque ci abbiamo lavorato molto e ci siamo assunti il rischio. Io lo ringrazio perché poi, diciamo, gli ultimi atti li ha fatti lui. Ci siamo riusciti in 3 mesi, me l'ha ricordato un'associazione di mercati qualche settimana fa, dicendo: quello ci ha permesso poi di aprire una strada, però è stata fatta un po' in alleanza con tutti quanti, e sapevamo che stavamo annullando 4, 6, 8 banchi di un mercato, e che qualcuno ci avrebbe potuto dire: ma perché avete fatto una piazza di un mercato invece di prendervi il canone di quei banchi? Lasciamo stare che il mercato era semivuoto, lasciamo stare che adesso c'è un indotto più ampio, però il rischio c'è sempre. Quindi innescare anche, e è bene che lo facciano tante associazioni e che adesso anche a Roma ci sia questo fermento, innescare un dibattito in cui si dica: ogni tanto avere 2 canoni in meno comunque è un valore aggiunto più alto che non, di quanto stiamo parlando, 4.000 euro all'anno per il Comune di Roma? Forse l'indotto sociale è più ampio che non quei 4.000 euro all'anno. Permettetemi, sono Enrico De Tuglie, una precisazione all'intervento del vicepresidente, l'architetto, il vicepresidente dell'associazione. Io ho analizzato in maniera alquanto asettica i modelli di spinta di iniziative nelle comunità energetiche, e devo dire, devo confermare che la comunità energetica che vede Enel X
come promotore, come elemento scatenante un po' tutto poi il processo di aggregazione nella comunità, è semplicemente un esempio, l'esempio più importante che abbiamo ora in Italia. Io non le altre considerazioni che sono state fatte dall'architetto riguardano altre attività che mi trovano anche d'accordo, altre attività di Enel-X, in cui ha ovviamente fatto svolto la sua funzione di impresa in maniera un po' forse anche prepotente sul nostro sistema italiano. Però devo ammettere che è quello il riferimento più importante di comunità che abbiamo. È una comunità che funziona, che non si riduce semplicemente all'installazione di 10 kW di picco di fotovoltaico in un piccolo comune, ma è comunque un esempio importante in cui si scambiano centinaia di kilowattora fra i vari partecipanti all'iniziativa, alla comunità. Ecco, io non ho pregiudizi particolari in questo senso nei confronti di Enel-X, e credo anche che la partecipazione delle imprese, del mondo delle imprese, sia anche importante, senza pregiudizi. Tutto qui. Grazie. Presentiamo ti dispiace se intervieni poi successivamente, perché presentiamo un attimo l'architetto Romito. Si sente? Si sente? Penso di sì, no? Sì. Buongiorno. Buongiorno architetto. Lei propone in maniera molto originale una impostazione che mi convince molto da architetto, cioè questo lo vedo anche dalla sua storia, che io conosco parzialmente, non in tutto lo sviluppo eccetera, che però inizia proprio con un nome che ricorda un film, quindi è il prodotto, diciamo, di una immagine, no? Mi permetto di leggere qualche nota che ho scritto. Poi, ripeto, io non sono così pessimista, nel senso che c'è naturalmente l'individuazione di una problematica iniziale. Lo sviluppo di questa problematica, poi naturalmente c'è tutta una dialettica eccetera, la necessità di una formazione su questa problematica, come è stato riferito anche dagli interventi precedenti, però c'è anche una dimensione su questa problematica che ci fa pensare che ci debba essere una ricerca sui temi che si è fatto. Noi sappiamo abbastanza sul social housing, no? Perché tutto il Novecento, diciamo, è stato improntato su questo tipo di impostazione sia culturale che urbanistica. Sappiamo meno sul co-housing, cioè nel senso che il co-housing prevede appunto una dimensione e un discorso sui beni comuni e sulla dimensione collettiva. La dimensione collettiva è molto molto complessa, molto più ampia di quanto non... perché il social housing si ferma in qualche modo ai bisogni, no? Ai bisogni di un tetto, di una cosa eccetera. Il co-housing richiede, come giustamente lei ha notato e come si capisce da tutto il suo livello di ricerca, un'immagine di una società nuova, di una società che ha un pensiero nuovo sulla coabitazione, sulla vita urbana. Allora, vediamo un pochino di dipingere di dare qualche tratto. Allora, nel 95 nasce Stalker, il tema delle ricerche è suggerito da questo singolare e controverso nome che fa riferimento diretto alle immagini di un film di Tarkovsky, che in sintesi parla di una zona dichiarata proibita dal regime. E probabilmente è un film che fa riferimento a prima della caduta del muro di Berlino. È di uno stalker, cioè di una sorta di guida che conduce persone interessate a scoprire un luogo misterioso all'interno della stessa. Il metodo di individuazione del percorso è dettato da una prassi cieca, cioè
un lancio di sassi apparentemente casuale che indicano una direzione che il gruppo guidato dallo stalker deve seguire. Cioè, sia il metodo, ecco, la meta si rivela dunque una stanza vuota, priva sostanzialmente di copertura. Ci piove dentro, è una stanza vuota e ci piove pure dentro. Quindi, insomma, la visione, diciamo, non è propriamente, almeno quella di Tarkovsky, ecco, diciamo. Ma anche l'arte, l'irrazionale, che non arriva alla conoscenza, non riesce a mettere in crisi l'istituzione. La sua ricerca sembra approdare a conclusioni diverse e nella strutturazione del cammino ritrova una dimensione collettiva che è alla base di una nuova conoscenza. Cioè, io ho visto che lei porta le persone, traccia una linea e poi le persone intervengono, diciamo, apportando, modificando, portando dei contributi, eccetera. Questo mi sembra che vada un po' oltre, diciamo, quella stanza vuota, insomma, che era stata prospettata cioè, mi pare un'evoluzione, non so se lei è d'accordo. Se il film non dà risposte, l'architetto Romito sviluppa una dialettica con la politica e l'istituzione, cui le risposte sono contrastanti. Una prima evidente crisi di rapporto con la politica lei mi correggerà se ci sono delle imprecisioni, nel 2003-2005 con Immaginare Corviale, quando la dimensione artistica che si esplicita nella ricerca di una nuova immagine del contesto abitativo, cioè Corviale ha una pessima immagine, tutti dicono magari è un postaccio dove la gente ruba cose, eccetera, eccetera. Quindi lei intuisce l'importanza dell'immagine di questa e lavora per modificare all'esterno l'immagine, quindi l'immagine torna, cioè questa componente, diciamo, artistica torna, insomma, no? Anche se è impalpabile, anche se non è una legge, perché le leggi, come abbiamo sentito da tutti gli interventi precedenti, sono importantissime nella gestione sociale, nella possibilità di un sono legate però al comportamento. Quindi, come dire, è una parte della dimensione sociale, non è tutta la dimensione sociale. La crisi di rapporto con la politica avviene nel 2003, con Immaginare, quando la dimensione artistica che si esplicita nella ricerca di una nuova immagine del contesto abitativo diventa un fatto politico attraverso iniziative quale la creazione di una televisione locale, l'occupazione di alcuni ambienti del complesso di Corviale, e cioè quando alla ricerca teorica si affianca una prassi concreta. Successivamente, nel 2008, con il Casilino 900, durante il quale il rapporto con i Rom si era realizzata anche materialmente la possibilità di costruire un immobile successivamente andato in fiamme, compare un secondo momento di crisi nel rapporto con le istituzioni. La politica sembra non accettare la dimensione collettiva di elaborazione dal basso delle dinamiche sociali. Nel 2013 Romito si allea con i gruppi della sinistra, Sandro Medici, ed entra direttamente nella competizione elettorale. Qui c'è mi pare, un salto di qualità, insomma, un salto di qualità, o comunque, come dire, evidentemente c'è anche un cambiamento di orizzonte. Ma la stessa sinistra oscilla da sempre tra la prassi cieca e la teoria astratta ed ideologica. Mi riferisco sempre al 2013 perché, come abbiamo sentito, diciamo, tutte le normative, l'attenzione che adesso si fa alle proposte dal basso, c'è stata un'evoluzione notevole. Il problema, senza girarsi troppo intorno, sembra essere quello di conciliare la dimensione razionale della politica, la normativa, le leggi, eccetera, con la dimensione artistica basata sull'immagine. Parlo anche da architetto, perché è ovvio che quando si propone un co-housing, un nuovo modo di abitare, bisogna proporre realmente degli elementi concreti che fanno immagine, che fanno contenuto, insomma. In questo caso di una nuova visione della socialità e dell'abitare. Il problema del social housing non soddisfa più le esigenze dei cittadini.
Il co-housing coglie una nuova esigenza di socialità che va ricercata non più nell'architettura ed urbanistica razionale del secolo scorso, ma in una nuova immagine e cultura della vita sociale ed urbana. Vado verso la conclusione. Forse il problema consiste nella concezione razionale della pianificazione, nel pensare che si possa cambiare il modo di vivere la città senza aver realizzato a livello sociale collettivo una nuova immagine di vita sociale. Allora il problema è innanzitutto culturale, insieme ad una nuova visione politica. Cultura e politica non possono essere scisse, come non può essere scissa la prassi da una nuova immagine di società che non risponda solo ai bisogni, ma partendo dalla realtà umana risponda alle esigenze dei cittadini. Finisco. È una ricerca estremamente complessa e di altissimo livello e mi rendo conto non si può valutare dall'esterno, ma va in qualche modo illustrata da chi ne ha fatto una ricerca sostanziale. Ecco, questo volevo dire. Naturalmente lei ha uno sviluppo, è una ricerca di una intensità che è quasi sconvolgente, nel senso che ha una serie di interventi sociali eccetera che è decisamente enorme, insomma, oltre ai titoli e riconoscimenti accademici di cose eccetera. Quindi io le lascio la parola e attendo delle sue delucidazioni e le sue esperienze naturalmente successive a quanto io ho detto, insomma. La ringrazio anticipatamente. Grazie mille per questa attentissima e raffinata ricostruzione. Che peraltro mi attribuisce anche troppo, nel senso che Stalker è sempre, fin dall'inizio, stato anche un modo per deautorializzare, deconfinare una pratica che era una pratica intanto collettiva, aveva bisogno di chi ricercava, ma aveva bisogno di chi abitava, ha sempre avuto bisogno anche di trovare umanamente delle relazioni con le istituzioni che permettessero di praticare degli interstizi di possibilità lì dove è stato ben detto. Sono così gli apparati istituzionali, sono così indisponibili al rischio della produzione di novità creativa che viene dal basso sociale. Il ruolo dell'arte in questo è anche quello appunto di ridurre l'autorialità dell'artista, che rischia di essere anche una forma estrattiva del lavoro sociale, e quindi l'idea di Stalker non è tanto quella di essere un collettivo, un numero certo di persone, una firma, ma più che altro una pratica di ascolto reciproco, di messa in relazione, in qualche modo anche frattiva, come lo Stalker di Tarkovsky comunque attraversa una zona che in qualche modo è considerata illegale, inaccessibile. Perché? Perché lì c'è il possibile, lì ci sono all'esterno della prospettiva che offriamo di noi stessi, della nostra, io la chiamo la contemporaneità, come dispositivo estetico di questa società in cui viviamo, caratterizzata dal dominio dell'economia e quindi da un'esigenza di ridurre la complessità sociale ma anche ecologica alla misurabilità economica. E quindi questa come è un luogo in cui cosa sono questi territori attuali, li chiamiamo, ma che i romani anticamente chiamavano il Latium, questo alter ego di Roma, questa dimensione dell'alterità che in qualche modo rispetto alla quale c'è una consapevolezza e addirittura un attributo di sacralità, perché lì dove si lasciano le rovine di quello che è abbandonato, a Roma addirittura incompiuto, lì dove la nostra civiltà dimostra i limiti operativi della sua volontà pianificatoria di autonarrazione
queste rovine vanno all'incontro con altre forme di alterità, sono alterità in quanto passato, ma vanno incontro all'alterità in quanto natura, naturalezza, spontaneità, cioè i processi non sono più determinati, non riferiscono più a un sistema di controllo legislativo, normativo, ma si sviluppano spontaneamente e lì l'interazione fra relazioni sociali di chi è ai margini della società, di chi ne è escluso e quindi vi trova rifugio, ma anche della forma di vita che vi trova rifugio altre, la natura stessa, le piante, gli animali, si trovano costrette in maniera interstiziale a in qualche modo elaborare strategie creative di sopravvivenza. E queste strategie creative di sopravvivenza, a nostro avviso, questa ricerca che, come diceva, sono tanti anni che cerchiamo di portare avanti, ci lasciano degli indizi che appartengono in qualche modo a un inconscio, degli indizi di cui non siamo socialmente consapevoli, che sono indizi di risposte creative, naturali e quindi complesse, alla nostra azione determinata. Ecco, questa aprire il campo alla possibilità riguarda sostanzialmente l'abitare. Ecco, io sono felice della nostra Costituzione, ma se dovessi cambiare un articolo cambierei il primo. La Repubblica italiana è fondata sull'abitare e in questo momento la svolta epocale che ci troviamo davanti nell'urgenza di una gerontocratica organizzazione sociale e di una rischiosissima collasso climatico, questa spontaneità ci dà anche delle risposte ecologiche e ci dà le risposte sociali. Ecco, ascoltarle, comprenderle, averne cura nel senso, e qui c'è stata questa cosa che è stata un'intuizione di tanti anni fa, che ho visto nel manifesto di Stalk, cioè questa idea che in qualche volta piuttosto che determinare bisogna coltivare l'abbandono, in qualche modo aver cura, accogliere che le cose accadano e quantomeno raggiungano una maturazione, una complessità e che quindi vadano curate nel loro divenire spontaneo. Quindi l'abbandono anche come una pratica, proprio volendo anche provocatoriamente, rispetto a un eccesso di determinazione dei processi, a un eccesso di espressione della volontà, a una polarizzazione che porta più facilmente a compromessi che non sono sintesi, ma sono risposte incapaci di accogliere il nuovo, di proiettare la società verso un'urgente trasformazione sociale. Danilo Dolci, dalla sua radio libera Partinica, radio Povero Cristo, diceva: no, fate presto perché la gente muore. Ecco, questa responsabilità sociale anche in questo momento dell'arte, in cui la politica in qualche modo sembra essersi un pochino sottratta da questa responsabilità sociale. Perché l'arte? Perché è l'arte di vivere, perché è l'arte di abitare, e abitare è un'arte. E in qualche modo avete anche molto argomentato questo desiderio e quindi questa volontà proiettiva di cambiare, ma per molti è un bisogno. Cioè, le esperienze di coabitazione che abbiamo maggiormente esplorato, anche negli esempi di cui andava dicendo, sono sempre esigenze che non sono atti di volontà, di scelta collettiva. Lo possono diventare, lo diventano in un momento, in una presa di consapevolezza anche del ruolo sociale, del ruolo culturale, dell'intelligenza collettiva che alcune organizzazioni di necessità nate nel bisogno, nate nella mancanza del lavoro, nate nella mancanza dei documenti, nate nella mancanza della casa, generano nella costrizione come dei salti evolutivi. È un po' quello che succede nella vita in genere, nell'evoluzione, anche qui, nell'evoluzione umana e non solo umana, insomma, nell'evoluzione dei nostri ecosistemi. Io credo che noi, piuttosto che escludere, piuttosto che alzare muraglie davanti alla rischiosità, all'incertezza, ma anche all'incredibile possibilità che ci viene dai cambiamenti in atto, dovremo dedicarci a questa esplorazione. Cos'è quel? Non era un sasso, era un bullone che lanciava con un pezzo di stoffa appeso. Era un tracciante. Cioè, l'idea che è chiaro che c'è un desiderio, c'è qualcosa verso il quale tendiamo.
ma non possiamo come dire, coltivare questo desiderio senza portarlo all'incontro col contesto, con gli altri, con le persone che abitano i territori, con le cose così come accadono. E quindi l'organizzazione è fondamentale, il metodo è fondamentale, ma il metodo è un metodo emergente, non può essere un metodo che viene disegnato a livello europeo su come dire, come in maniera astratta e nel quale ricostringere quelle che sono invece le forze spontanee, l'intelligenza sociale e ecologica. È bellissimo che negli ultimi tempi addirittura questa intelligenza è una cooperazione tra mondo naturale e mondo umano, no? Una delle esperienze che stiamo seguendo più interessanti è l'esperienza del lago Bulicante insorto in una rovina altamente inquinante della fabbrica della Signora Viscosa, praticamente in centro città, dove un tentativo di speculazione edilizia, un atto di quelli veramente deprecabili, tipici, addirittura illegale, di costruire un centro commerciale, scatena le acque e genera un lago. E questo lago genera un ecosistema, e questo ecosistema genera una consapevolezza sociale, e questa consapevolezza sociale lo protegge. E questa intelligenza fra la natura, il lago, il falco che c'è arrivato e le persone che ne garantiscono, ne garantiscono la sopravvivenza, perché è chiaro che se viviamo solo di ciò che siamo, se accettiamo solo che ciò che conosciamo, quella roba lì non la conosciamo, non sappiamo che cos'è. Però adesso quell'ecosistema emergente che sta sperimentando forme di coabitazione naturale, forme di impegno sociale, nell'educarsi anche a questa prospettiva nuova di non dominio con la natura, ma di collaborazione, stanno disegnando delle traiettorie altamente innovative, come Stalker con Giulia Fiocca, la mia compagna, la persona con cui stiamo lavorando su queste, abbiamo portato questa esperienza del lago Bulicante diciamo l'organizzazione del Forum Territoriale dell'Energia, che è questa forma ibrida in qualche modo nata sull'onda di un processo di sussidiarietà che però si è interrotto, che invece si è mantenuta come forma di auto-organizzazione sociale, ecco, che ha saputo raccogliere competenze di natura completamente diversa nel cercare di comprendere, descrivere e far comprendere alle istituzioni la portata di questo. È chiaro che l'istituzione deve in qualche modo riconfigurarsi, cioè anch'essa dedicarsi all'ascolto e alla comprensione. È chiaro che si possa sentire anche superata, si possa sentire marginalizzata, però credo che a questo punto, così come ha dovuto fare rispetto al mondo economico nei suoi sviluppi, debba aprire una porta a questa creatività sociale. Cioè qui siamo davanti a un errore storico clamoroso, che è stato quello di cartolarizzare il patrimonio pubblico e di pensare che i privati potessero in qualche modo gestirlo meglio. Questo è un fallimento epocale che si accompagna al fallimento epocale dell'architettura contemporanea, lì dove la grande firma, il grande architetto montato dai media come il Deus Ex Machina disegna architetture fantastiche, anche perché neanche verificate dal punto di vista statico, che diventano dei dispositivi con cui la costruzione, il tentativo di seguire questi sogni mediatici diventa, come dire, una drammatica perdita di patrimoni, di soldi pubblici. Tutti questi lavori incompiuti a Roma, parlo da Calatrava a quello abbandonato ai mercati generali di Rem Koolhaas, sono costati 10 volte quello che si era previsto costassero, hanno messo in debito le amministrazioni pubbliche e quindi hanno reso sempre più efficiente questo meccanismo di sussidiarietà al privato, perché incapace il pubblico di gestirsi economicamente, e invece hanno prodotto degli spazi completamente abbandonati. Però appunto, scusami, se ci sottraiamo al giudizio morale, posso? No, prego. No,
A proposito di spazi abbandonati e a proposito di arte, perché mi farebbe molto piacere che tu accennassi ad un'esperienza, quella del porto fluviale, che comprende tutte e due, cioè perché il fabbricato del porto fluviale è stato splendidamente illustrato con dei murales, eccetera, eccetera, e naturalmente ha anche però degli aspetti problematici all'interno, ecco. Volevo cogliere l'occasione della tua presenza per farci capire un pochino meglio, diciamo, quella situazione, insomma. Sì, volentieri, ci stavo arrivando, perché usavo i mercati generali, che tra l'altro allora, non scusami, sono lontani da lì, dell'area industriale di Ostiense, per dire che oggi dentro i mercati generali, in qualche modo, lo scavo paradossale con cui si voleva far emergere i padiglioni, i vecchi padiglioni dei mercati, quindi 7 metri attorno ai padiglioni, è stato scavato tutto il lotto dei mercati. Ecco, quello scavo ha ritrovato storia e mito, ha rincrociato quello che era il fiume Almone, e lì sotto si è creata una zona umida. Ecco, dentro i mercati generali c'è una zona umida dove si riproducono i germani reali, dove si rifocillano aironi, che in qualche modo è un ecosistema emergente. Ora, questi ecosistemi riguardano spesso anche l'organizzazione sociale, e qui vorrei anche, parlando del porto fluviale, ma così come di Spin Time, no? Il porto fluviale ha avuto la fortuna di incrociare un percorso istituzionale di attenzione, anche perché si trattava ancora di un patrimonio pubblico. Spin Time invece in qualche modo è un patrimonio cartolarizzato, e quindi il processo è molto più complicato, il rischio che venga sgomberato oggi è altissimo. Quindi userò un po' questi due esempi, ma sono tanti gli esempi, anche per capire questa intelligenza sociale come dire, che genealogie costruisce, perché a un certo punto, dopo la crisi finanziaria del 2008, dopo il fallimento delle grandi architetture, dopo lo stop allo sviluppo urbano, in qualche modo i movimenti di lotta per la casa, che sono diversi, ma tutti insieme, decidono non solo di occupare uno spazio come luogo di rivendicazione del bisogno di una casa, quindi del social housing, oppure, diciamo così, parlando in italiano, della casa pubblica, ma in qualche modo operano un'azione di una consistenza politica importantissima, che ha delle conseguenze enormi, cioè occupano edifici proprio nel momento in cui lo Stato se ne sta liberando, e sono edifici pubblici i quali hanno un ruolo strategico all'interno dei quartieri, i quali non tutti sono, come dire, assimilabili o trasformabili, che siano uffici, caserme, in spazi abitativi, ma hanno, soprattutto al piano terra, nei piani sotterranei o nei primi piani, una quantità di spazi pubblici. E quindi nasce così, si innesca un meccanismo nuovo, e con un tempo e con una serie di pratiche politiche, sociali, culturali, artistiche, si inizia a far penetrare il quartiere dentro questi spazi, e quindi si avvicina la comunità, che comunque in genere è una comunità ghettizzata, quella che nel bisogno della casa si trova ad occupare un edificio. In realtà questa comunità inizia a servire il quartiere di spazi, e quindi a entrare in relazione con il quartiere, a dar luogo a quegli spazi così urgenti per la nostra città, in cui ripensare e ricostruire la comunità, e quindi sono associazioni che entrano, ci sono attività culturali, e tutto questo, a partire appunto che si chiamava Tsunami Tour, questa operazione di occupazione degli edifici pubblici, credo 2013 mi sembra, ecco, sono passati 9 anni, e oggi noi abbiamo in questi spazi una complessità sociale enorme, anche perché l'aumento delle comunità migranti all'interno dei movimenti di lotta per la casa, considerevole, oltre il 50% dei migranti, ha portato a costruire delle comunità in cui, per esempio a Spin Time, che lo so per certo, si parlano 27 lingue diverse. Si parlano 27 lingue diverse, si ospitano attività culturali, sociali, attività di quartiere, si monta adesso anche una rete di quartiere, una rete di azione comune con le associazioni del quartiere. Ecco, questa
questa circostanza, cioè questa intelligenza, ma anche questa fortuna. Questo, come dire, è serendipico l'approccio, è evidente. Bisogna saper cogliere, arrischiarsi e cogliere, avere fortuna, ma anche ascoltare e apprendere quello che la trasformazione sociale produce. Ecco, io credo che queste siano le forme più innovative in questo momento in Italia di coabitazione. Io credo che l'istituzione non sia mai stata in grado fino ad oggi di dare risposta alla coabitazione di tante culture diverse e di far sì che diventassero anche hub di relazioni dei quartieri. Ecco, pensare questo patrimonio come un patrimonio immobiliare svenduto al privato e in qualche modo riconducibile all'interesse del privato, come se tutto questo incredibile valore sociale e culturale non viene riconosciuto, quindi non esistesse. Ecco, io penso che questo sarebbe, come dire, il proseguio di un itinerario devastante, soprattutto per la nostra città, che della questione abitativa purtroppo vive questo problema per tutta la modernità in maniera drammatica, quando invece si tratterebbe, come dire, anche economicamente, riconoscere l'esistenza di queste realtà, favorirne i processi di emersione e anche quindi di ricongiungimento anche rispetto al quadro normativo e legale, penso che sia una delle più grandi operazioni che si possano fare. E questo effettivamente al porto fluviale sembra diventare oggi possibile, no? Per anche lì un incrocio molto 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 fortunato con l'assessore all'urbanistica, con Montuori che ha favorito questo processo, con l'Università di Roma 3, con l'esperienza del mio amico e collega Francesco Careri che in qualche modo già eravamo entrati come stalker, ma ha coltivato con l'università la relazione con questa realtà bellissima di Porto Fluviale. Ecco, tutto questo ha permesso di incrociare con un progetto concreto un finanziamento perché quello spazio oggi venga riconosciuto e trasformato. E speriamo ora, perché la stessa cosa sta succedendo al Lago Pulicante di cui parlavo prima, che questi processi servano anche a complessizzare le norme, il piano legislativo, ridurne la labirinticità, però a rispondere alle esigenze, alle istanze che queste realtà portano, perché il rischio è che poi nel momento in cui questa azione fino adesso spontanea diventa legale si possa ridurre la ricchezza e la diversità di queste realtà e si omologhi questi spazi è ovviamente sempre presente, però è un rischio che credo in questo momento segni proprio il senso dell'urbanistica e anche il senso dell'arte come processo di fertilizzazione di ambienti, di complessizzazione, di ascolto, processo non autoriale di determinazione, ma processo proprio di costruzione di un ambiente collettivo e soprattutto di presa di coscienza. L'arte in qualche modo ha anche quel ruolo di far rendere conto di quanto valore sociale esprimano queste realtà, di quanta innovazione producono e poi in qualche modo quindi non è solo l'azione come la street art di valorizzare un edificio, ma io credo che sia come dire, siamo all'alba di un nuovo medioevo. Credo che all'arte sia come è stato in passato ai costruttori di cattedrali il ruolo poco riconosciuto dalla storia, perché spesso gli autori spariscono, ma questo non credo che sia un difetto, credo che sia un'esigenza della socializzazione dei processi creativi, perché se non si riduce l'autorialità, e in questo senso io vi ringrazio del ruolo che mi è stato attribuito, ma credo che non è certo un ruolo che ho potuto mai esercitare da solo, né mai potrò esercitare da solo, sono dei processi collettivi, se l'arte riesce a rompere proprio come registro non disciplinato, pratica non disciplinata, riesce a rompere questo meccanismo e in qualche modo fa dell'abitare una forma d'arte, fa della costruzione sociale dei processi di trasformazione urbana una forma d'arte, istiga
con delle istiga l'azione collettiva, che ovviamente non può, di cui non può più riappropriarsi, perché è un processo che solo in parte le appartiene. Ti ringrazio tantissimo, mi colpisce molto questo che hai detto sul ritorno al Medioevo, no? dove non c'è più l'autore, ma c'è una dimensione di opera collettiva. Insomma, è molto interessante, molto stimolante. Penso che gli architetti debbano, anche loro mettersi in crisi e in qualche modo ridiscutere anche il loro ruolo e il rapporto che hanno con la committenza. Ecco, diciamo, cambia un pochino tutto. Ti ringrazio moltissimo per questo intervento, devo dire decisamente interessante. Grazie di nuovo. Do la parola alla Antonella. Ringrazio anch'io e visto che si è fatta una certa, come dicono a Roma, ci sarebbe giusto, lascerei la parola a Marco per una breve sintesi, massimo 10 minuti, sui risultati del sondaggio che abbiamo fatto lanciando un questionario sul co-housing a cui hanno risposto un centinaio di persone. Però ti prego, Marco, di non oltrepassare i 10 minuti perché abbiamo sforato e non voglio abusare dell'attenzione delle persone che ci hanno seguito finora. Grazie. Se accendi l'audio ti sentiamo. Se Felipe manda le slide possiamo illustrare velocemente i risultati. Non ha ricevuto slide, quindi... Quindi ce lo sintetizzi, anche perché le slide non si vedono, è molto difficile seguire delle slide proiettate, per cui ti preghiamo di sintetizzarci i contenuti. Va bene, un attimo solo. Andiamo solo. Allora, vedete qualcosa? Sì, vediamo. Il campione riguardo al comune, alla provincia di residenza, ha una maggioranza a Roma, 60% di quelli che hanno risposto. La media dell'età piuttosto altina, diciamo, oscilla, ci sono circa quarantenni che hanno risposto e cinquantenni e sessantenni. Purtroppo la fascia d'età dei ventenni è piuttosto bassa. I nuclei familiari, diciamo, sono composti principalmente da single, in parte da coppie e coppie con figli. Anche importante mettere in evidenza che l'abitazione attuale di chi è interessato al co-housing è nella maggior parte di proprietà, un 60% e un 40% in affitto. Le zone desiderate per il co-housing a Roma sono mediamente distribuite tra città, periferia, campagna e mare. Diciamo che una buona percentuale delle persone gli piacerebbe il mare come per un co-housing. E le zone della città, diciamo che principalmente la maggior parte è interessata in qualunque zona, per cui non ci sono dei riferimenti specifici. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'area, in molti hanno risposto un quartiere ancora vero con il panettiere, il macellaio e la sua piazza. Cioè, e questa è l'idea sostanzialmente del villaggio.
che è quella che manca, che, a cui diciamo c'è interesse, diciamo, anche per esempio un'altra risposta è un'area anche periferica molto verde. E servizi dell'area, principalmente mezzi pubblici, un giardino, un parco e negozi di alimentari. Questo è diciamo quello che interessa avere intorno al co-housing. Motivazioni del co-housing. Le risposte principali sono il tempo libero, cosa voglio condividere con le persone. Il tempo libero, i miei interessi, gli hobbies, le emozioni e anche però diciamo il potere di acquisto, cioè quindi avere la possibilità di una condivisione di tipo economico, cioè abbattere il costo della vita. Riguardo alle caratteristiche del co-housing, principalmente le persone sono interessate al verde. Ecco, questo è l'aspetto piuttosto fondamentale, diciamo, che emerge, però anche per esempio i trasporti, i servizi di prossimità, la scuola, le farmacie, eccetera. La tipologia costruttiva, diciamo che il modello preferito è quello di tipo nordico, quindi le villette unifamiliari con una casa comune al centro, che è diciamo il classico modello nordico e nordamericano. Poi, anche in seconda battuta, il condominio con spazi comuni e come potenzialità, diciamo, anche è quella del riuso di ex case vacanze o diciamo comunque di immobili di uso collettivo riadattati. Chiaramente qui parliamo del co-housing intenzionale, quindi diciamo più che il co-housing sociale di cui praticamente abbiamo parlato per tutto l'incontro. E la tipologia di co-housing, principalmente le persone sono interessate al co-housing in affitto. Ecco, questa è una cosa importante perché diciamo, questo emerge, diciamo, no? Che il co-housing, essendo un'esperienza innovativa, necessita di di un lavoro sociale, diciamo, collettivo, insomma, importante, quindi è preferibile, diciamo, non andare subito nell'acquisto. La tipologia di coabitazione, diciamo, le persone, ecco, questo è un aspetto molto importante che purtroppo non è ben chiaro, specialmente alle amministrazioni, cioè le persone vogliono una comunità di giovani e anziani, non vogliono il senior co-housing, non vogliono il ghetto solo per gli anziani. Questo è questo che emerge, diciamo, il 95% delle persone vogliono una comunità multigenerazionale. La casa di tipo privato desiderata principalmente è quella dell'appartamento. E per quanto riguarda le dimensioni della, diciamo, abitative della casa personale, il 50% preferisce il bilocale. E poi tra i vari servizi l'aspetto importante è il terrazzo, il balcone e il giardino, cioè quindi avere uno spazio esterno alla casa. Quanto riguarda i servizi comuni desiderati, questa è la parte più interessante, diciamo. E sono quelli classici del co-housing: uno spazio cucina con una tavolata per poter mangiare insieme, poi un deposito per gli oggetti, un orto e una serra, e una sala musica per ascoltare la musica insieme e per fare musica, e poi diciamo a caduta ci sono un nido per i bambini, una casa sull'albero, una palestra con attrezzi, una piscina, una ciclofficina. Però ecco, diciamo che l'aspetto della condivisione è la parte più importante, come abbiamo visto. E a conclusione, diciamo, abbiamo anche una possibilità, cioè abbiamo individuato, diciamo, una possibilità di spesa che a livello, diciamo, individuale, per la maggior parte è vista una spesa tra i 50 e i 100 mila euro. Grazie, abbiamo finito. Grazie Marco, non so se ci sono domande dal pubblico, io non ho monitorato Facebook, per cui non so se ci sono domande da Facebook,
ma visto allora io mi approssimerei alle conclusioni, ringraziando tutti e con l'impegno a proseguire, anche se questo ciclo si è concluso adesso, noi come associazione insomma vorremmo sviluppare questo filone e passare dall'approfondimento teorico anche a vedere quali sviluppi attuativi questo progetto può avere. Grazie a tutti e arrivederci.